Contenuti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori. La Zanzara Extra. La Zanzara. Massimiliano Minocci, detto il brasiliano. Carcere di Velletri è un Bengodi per i carcerati. Bengodi, certo. No, ma non è bello. È tradotto. Ma non ho capito, scusi, signor Parenzo. Dice che non è bello. Secondo Parenzo, che cosa è bello? Prati è bello. Cioè, secondo Parenzo, solo il suo quartiere è bello, la sua famiglia, cioè, perché non è bello, che cosa? Ma io sto carcerato, no, ho preso 10 anni. Sì. Ma me lo fa entrare la PlayStation, li mortacci di tua. Questo, no, no, Aspetta, scusa. Io pago le guardie e tradotto, ma non cagare cazzo. Questo sempre in teoria. Scusa, no, non è in teoria, io mi sto facendo 10 anni. Anzi, che non fanno entrare le mignottelle, le signorine per scopare. Quello, no, sai che c'è una proposta di legge? Sai che c'è una proposta di legge per fare le camere dell'amore? Tu sei favorevole? Io sono favorissima. Io su questo sì. Anche noi siamo a favore. Anche tu lo sai, le pippe che te facevi in carcere. Io comunque sto facendo un crimine. Cioè, tu quando facevi il criminale eri consapevole che potevi rimanere. Come sfoni la porta aperta, lo sai, no? Come chi ruba, è giusto che te sparino. Entri dentro casa mia, pina botta in petto e te butto dal quinto piano. Scusa, a proposito di Pezzotto, tu vai, ma cosa ti fai dire? Mentre parlo io, tu mette da legge, zitto. Deve replicare. Sto pupazzaro. Però scusami un attimo. Ma che vuoi replicare? Io vorrei che tu leggessi una grande tragedia di Shakespeare. Mo te la faccio leggere io una grande tragedia. Se incontriamo te la faccio leggere io la tragedia. Ti farebbe veramente bene, guarda. Però Parenzo ti consiglia sempre delle grandi tragedie. Io voglio bene solo a te. Ah, signor Papa Renzo, non ce la faccio a volergli bene, anche perché lo sai, no? Io non ci posso andare d'accordo con Papa Renzo. Me voglio mettere un poster dei Fleximen in camera, ce l'avevamo qua vicino. Ah, tu sei a favore? Ma che sei? Ma questo è il numero uno. Tutto ciò che è illegale, che bravo, criminalità, hai capito, avrà bravo il suo plauso. Hai capito? Tutto anche se tu sei un ex criminale, tutto quello che ha a che fare con la criminalità ti appassiona. Ma io posso andare a 30 a Bologna, io è ovvio che vado a 120. È ovvio che questo, se lui passa prima di me, io passo a 200 all'ora, questo mi ha evitato una multa. È ovvio, sono tutte le conseguenze, no, di Fleximen. Ma questo è un genio. Tu fai un appello, venga a Roma. Ma no, ma venga a Roma, ma mo mi metto pure io a levare tutti i cosi, ma faccio la fine dei Fleximen, mi sa. Beh, no, te beccano subito. Mi mette le maschere, ma... Pensa che io in camera ho la foto del capo della polizia. Davvero? Bravo, tu sei un fame peggio, ma tu infatti, tu sei un fame peggio di lui. Tu sei un fame come... Il grandissimo dottor Pisani, il capo della polizia. Non si può contestare il capo della polizia. Ma chi che va? No, qui il capo della polizia, in questa trasmissione il capo della polizia... Io a casa è incontestabile. Ok, non mi inviti più la polizia. Io ti invito lo stesso. Vabbè, ma tu puoi... Allora io ti dico che il capo della mafia siamo a contestare. Ma non è la stessa cosa, schifoso. Sito, va a leggere cose. Adesso uno va bene fare, diciamo, in qualche modo, non dico l'elogio, ma uno sto facendo l'elogio. Affascinato dalla criminalità. Ma io non sto affascinato da niente. Tu che poster c'avevi quando eri piccolo? Io c'avevo Benito Mussolini. di Adolf Hitler. No, quello. Vabbè, tutte e due c'avevi, wow. Tutte e due c'avevi. Poi come al solito hai cancellato tutto. Poi ho cancellato tutto e mi sono fatto paparezzo sulla cappella. Hai capito? Qual è il tuo rapporto con i professori? No, io ormai c'avevo e da loro quasi, nel senso che io ho fatto prima, seconda e terza, poi dopo mi hanno cacciato via perché poi dopo ho fatto terza e terza, ormai ero loro coetaneo. Ma tu vuoi sapere un aneddoto? Sì, un aneddoto. Mario è il professore di musica, il professor Degen, era austriaco, mi pare. Mi viene a piangere, dico che cazzo sta, ma che è successo? Lui veniva sempre con un sciaietto, te la ricordi il ciao? Sì, quelli col parabrezza di gomma, no? Mi si mette a piangere, ma hanno rubato il sciaietto. Io dico, ci pensa il brasiliano tuo, dico, fammi sci, chiama il bidello, si chiamava. Brasiliano. Si
chiamava Otello, si chiamava. Dico chiama Otello, fammi Cescino, fammi Cescino Letta e tu vado a recuperare. No, ma non si può, non si può. Dico, il motorino lo rivoglio o no? Caga il cazzo. Chiama il bidello, io mi vado ad imbarcare a Pietralata. Dopo un'ora e mezza, ti ricordi il ciclone che c'è carico con coso lì che va dentro il motorino, dentro la stalla. Io arrivo con sto motorino dentro la scuola, questo mi ha promosso però, mi ha promosso il professor Degen brasiliano. Cioè se uno oggi ruba un motorino a Roma, se a me per esempio mi rubassero, no, ma ormai se ti attacchi al cazzo, perché ormai non so più, non sei più dentro, no, non mi frega più un cazzo. Ciao, arrivederci Papa Paresso, ma chi te se in cura. Io voglio innanzitutto subito cominciare in questo modo. Un test da fargli fare, una telefonata all'ambasciata russa, vai, dove vai. Deve rispondere il signor brasiliano. Mo so cazzi loro, vai. Vai, sì. Vai, vai. Brasiliano verso l'ambasciata russa. Quando risponde la Pasqua. Sì, tio, è libero. Посольство России, здравствуйте. Oh, fratelli, tutto a posto? Ma voi siete sgobbati voi qui, infame, eh? Ditemi la verità, ma siete sgobbati voi, eh? Infame. È vero o no? Oh, mi è stata di una cassata, dico, tra banditi non sedimo cassate, oh. Ah, siete sgobbati voi o no? Parlo italiano, puoi chiamare per favore domani, di mattina? No, 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 quale domani? Parliamo subito, oh. Oh, io vengo all'ambasciata russa, di sgosso come lì, Merluzzi. No, no, ah, non si può dire. Ma che pazzo? Come? Oh, mi senti o no? A questo? Oh. Aliscia da chi poi? Io. Ma tra criminali, ma dai, come sta a fare? Tra bandi, ah, sgobbato voi quello, eh. Sgobbato, brutti, scusate. Infami. Sono levato dal cazzo loro, la merda. No. Filo Putin, io sono filo putiniano, cioè, amico mio. Tra Putin e Biden chi preferisci? No, no, Putin, ti dico la verità, sono tra sincero. Tra Putin e Biden, come sto, fai? No, ma come fai? Io ti dico. Vivi nell'Occidente come della Putin? Libertà. Ma io so pro Putin, che te lo dico? Pro Putin. Ma perché che ti interessa a te di non Putin? È, no, che ma il interessa? Brasiliano in Russia vorrei, non potrebbe io esistere. Io cazzo, sai come c'era a braccetto io con Putin, compà. Ma io che andavo a braccetto, ma magari stesse è circondato da schierani peggiori di lui. Bravo, dielo, dielo. Schierani peggiori di te. Per cui bravo. Tu lo conosci questo Navalny, sai chi è? Chi è? Sai chi è? Navalny. Di cui si parla in questo Navalny, periodo. Quello che è stato sgombato. Sì, che è sì. Stato ucciso. Sì, ma sai chi era Navalny? Un dissidente. Sì, un dissidente. Sì. Un dissidente. Gli mancava un dente. Non è bello però, no? Che mettere i dissidenti in galera. Ma che cazzo? Ma quello fa, ognuno fa il lavoro suo. Questa ma è la dissidente. Lei ha un lavoro essere dissidenti. No. Io vorrei un Putin qui in Italia, ti dico la verità. Ma Putin è un dittatore. È un dittatore. Io perché non posso dire che vorrei Benito Mussolini, perché sennò dopo il brasiliano è fascista. Invece vorrei Putin a governare l'Italia. Sì, però punto posso dire, scusa, però se Putin fosse l'Italia. Mi faccia fare come cazzo mi pare, no, perché sono più matto di lui. Perché? Te lo dice il brasiliano. Tra matti seviamo, dai retta al brasiliano. Tra delinquenti seviamo, dammi retta a me. Lo sai come andavamo a braccetto io e Putin. Io dicevo andavo, zio Putin e andavo. Gli cantava la San Fan della Patria. Uguale, ci frega un cazzo. Mischiamo tutti, se abbiamo pure la braccia Putin e andiamo. Abbiamo seduto. Se tu avessi fatto, diciamo, lo scherano di Putin, ma che cioè, l'uomo, ma io, l'uomo di fiducia, io ero l'uomo di fiducia di Putin, sì, certo. Tu dice il brasiliano, sì. Tu sai, damo che eri morto, damo che eri morto, sì, ti sì, quel ramo da lago di Como. No, quel ramo del. Quel ramo. Oh, aspetta, io non so buona legge, me caga da cazzo, a me ci metto tutto il tempo che voglio. C'è la quinta elementare. C'è la quinta elementare, c'ho. Sì. Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, sì. Tra due catene non interrotte di monti. Sì. Tutto a sani semi. E golfi. Oh, io non ci sto a capire cazzo, ti dico la verità. È molto semplice. Tutto a sani e a golfi. Tutto a seni. Ah, sì, no, volevo dire, c'avevo voluto che non fosse una parolaccia. No, ah, se può dire seni. Seni, è scritto lui. Cazzo sì e seni no. L'ho scritto il poeta, imbecille. Tutto a seni e a pegni. No. Tutto a seni e a golfi. Ah, ok, ok. Sì. A seconda della spagnola che gli fecero con i seni. E devi entrare di quelli al venire.
ci riuscite in culo per niente. Ma che stai a studi? Ma che allora, cosa è successo in Sardegna? Sardegna i comunali, quelli che faremo una Roma. Regionali. I regionali, mi sono sbagliato. Che significa le regionali? Le regionali stanno votando per chi sta comanda una regione. Per chi sa comanda? Io una regione mia, ma la comando io, per dirti. No, non lo so. Chi è stato eletto? Lei non comanda niente. No, no, io no, ma io non devo essere eletto. Lei è un prepotente. Brava, bravissimo. Bravissimo. Sono un prepotente, bravo. Cioè, secondo se te la comandano così a Roma. Secondo te le elezioni hanno qualche valore, secondo te o no? Secondo me hanno valore anche asso, perché vi ripeto, io mo sono venuto, sono passato un quartiere di Roma, Borghese. In un quartiere di Roma, chi comanda? Ma comanda chi deve comandare? Ma è la criminalità questa. Ovviamente la criminalità. No, non è ovviamente nulla. A Napoli c'è un signore dei quartieri spagnoli, Modovelli, che giustamente a Napoli sa comanda la camorra, è giusto che sia così. Il sindaco, ma questa è l'esaltazione della criminalità. Non è l'esaltazione, no, perché dove non arriva, ricordate queste parole, dove non arriva lo Stato ci arriva la camorra, e è giusto che sia così. Ma non è giusto, perché non dici la camorra mi fa schifo? Io no, perché no, lo io dico, ma chi sei? Perché no, schifo, perché io la camorra è una merda. Lo devi dire, la camorra è una merda. No, questo lo stai dicendo Cucciani e Papanelli. I clan della camorra che governano il mercato della droga a Roma. Li voglio in carcere. Lascia perdere, questo è un altro discorso. No, però lo devi dire, la camorra fa schifo. Ma io non dico niente, perché la camorra per voi fa schifo, ma non per noi. Ma come perché no? Ma non puoi dire uscire le persone, la prepotenza, le persone che sono vendono sicuramente. Ma no, non si può dire una cosa del genere. Torniamo alla politica. Quello che c'è addosso quanto costa oggi? Tanto, Giuseppe. Oggi c'erano una decina di sacchi addosso, dei vestiti solo. 10.000. Eh sì. La borsa che c'è? La borsa costa 2.200. 2.200 di Gucci. 2.200. Eh sì. E che devo fare? Mi piace, ma la sono comprata. 2.200. Ma scusa, tu ti fai le giacche di calcio. Sì, ha ragione, però su questo. Perché è cattivo gusto? Ma l'anima degli mortali. No, l'anima. Io con cattivo gusto. Sei proprio cattivo gusto. No, ma che cattivo gusto? Perché sei giallo. L'ultima volta eri grigio. Allora, l'ultima volta che ti ho visto eri grigio, perché eri grigio pareti Radio 24. Oggi sei giallo, sono stanco. Oggi sei giallo salmone. Stanco. L'unica cosa è il tuo rapporto con le forze dell'ordine, perché se no, le forze dell'ordine. No, però fammi dire questo. L'altro giorno stavo a Piazza del Parlamento, c'avevo l'Urus, il Lamborghini, no? Sì. Quello pure e a 30. Chi ti ha dato l'Urus? Io ce l'ho, ma vabbè, io affitti la macchina, lo sanno tutti. Affitti l'Urus, Lamborghini. Quanto costa al mese? Ma non ti preoccupare, mi preoccupa, come? Vabbè, dove dipende? Stavo a Piazza del Parlamento, a un certo punto, anche a 30, l'Urus scureggia. Mi hanno fermato. Ma tu tutto questo. Tu i 30 all'ora ogni tanto li no, ma 30 all'ora perché 30 all'ora. Stavo a pedonare. Ma li rispetti o no? Ma che rispetto? Come pedonare? Ma chi c'è? Io passo pedonali tutto, ma con questa a casa mia faccio come mi pare. Non è casa tua, è pedonale. È pedonale, è pedonale. Si devono sequestrare la macchina. Mi hanno fermato. Pare che mi hanno fermato. Ballanzasca. Erano contenti. Mi hanno fatto stare. No. Mi hanno fatto stare 30 minuti. Loro sono contenti. Loro. Vabbè, ma perché tu sei il brasiliano? Sì, ma loro che tu chissà che c'hai. Sì, però a loro quando mi fermano sono contenti. Non mi frega più un cazzo. Ciao, arrivederci. Massimiliano Vignocci. Papà adesso, ma chi te se incula? Un semplice portone o un sezionale Breda? Scegli il tuo rivenditore di zona su bredaportoni.com. Vi presenta Strade in diretta. Bentrovati in apertura. Un incidente è avvenuto sulla 12 Genova-Roma, 3 km di coda sono segnalati tra Rapallo e Recco in direzione Genova. I maggiori disagi per il traffico intenso da rientro si registrano sulla 14 Adriatica tra Riccione e Imola in direzione della 1, sulla stessa 1 proseguendo in più tratti a partire da Reggio Emilia fino a Milano. Sulla stessa autostrada disagi in più tratti sono segnalati tra Frosinone e Calenzano. Code segnalate in entrata a Roma per il traffico intenso sulla Pontina, sulla Aurelia, sulla Cassia Bis e sulla diramazione Roma Nord, nonché sulla diramazione Roma Sud in emissione sul Grande Raccordo Anulare. Sul Grande Raccordo Anulare si procede in coda tra la Laurentina e la diramazione Roma Sud in carreggiata esterna. Per conoscere tutti i dettagli sui disagi presenti lungo le autostrade della penisola, a vostra disposizione la mappa interattiva sul sito di Radio 24. A più tardi. La Zanzara. La Zanzara. Ara. Ara. Allora, è qui presente una rappresentante importante, leader di un'associazione che si chiama Meta.
che sull'internet si fa chiamare Wolfbag, si chiama Stefania. Buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera. Sulla maglietta Stefania ha scritto "Caccia il cacciatore", che è una roba violenta. Lei non so se si proclama non violenta. Io sono molto violenta. Nei confronti di chi è lei molto violenta? Di chi non si comporta bene. Cioè, in questo caso chi? Non l'ho capito. In questo caso, vabbè, i cacciatori. I cacciatori. Dunque lei si proclama violenta con i cacciatori. Assolutamente, cioè, sì, come i cacciatori sono violenti con gli animali, io lo sono con chi lo è con gli animali. Cioè, lei che cosa farebbe ai cacciatori, secondo lei? Non ho capito. Che cosa farebbe o che cosa ha fatto già ai cacciatori? Ma sicuramente li rompe i coglioni tutte le mattine. Ah, tutte le mattine lei rompe. Sì, vado a disturbarli. Va a disturbarli. Dunque, lei non ha un cazzo da fare tutte le mattine, no. E va a rompere i coglioni ai cacciatori. Cacciatori. E come, sì. E come si procura da vivere lei? Invece di passare il tempo. Saranno cazzi miei come procuro. Sì, ho capito, saranno anche cazzi suoi, però lei non ha nulla da fare, dunque la mattina si sveglia e va a rompere i coglioni ai cacciatori. Assolutamente sì. Anche quelli che pescano, che vanno a pesca. Assolutamente sì. Cioè, anche i pescatori non vanno bene. Il nonnino. Che va a fare pesca. Ma che me frega il nonnino? Il nonnino perché non si va a fare qualcos'altro? E perché? Non ho capito, perché non si può pescare adesso. Se è legale, per me no. Lo può fare. Ma certo non che è legale. Cioè, tutto è legale purtroppo con questo governo. Beh. Per me non è legale. È più intelligente il mio cane di un coglione che brucia magari il cane in Sicilia. Questa, no? Però paragono tra due eccessi. Quello è vergognoso. Quella è una roba diversa. Il cane, quello è un reato. Un signore disturbato mentale che ha bruciato. Ma non un è l'unico. Vuole parlare anche della ragazzina di 16 anni che ha gettato il gatto. Sono tutte cose punite. Il pazzo di Palermo, dopo che ha bruciato Aaron, così si chiamava, Aaron, ok? Sì, sì. Dopo che un cane, insomma, Aaron, un cane, un essere senziente, sì. È andato ad ammazzare anche un gatto. Gli animali sono tutti uguali, secondo lei? Assolutamente tutti sì. Uguali, dunque un topo è uguale a un topo. Assolutamente sì, io non sono specista. Pipistrello no, lei pipistrello no, lei i topi non li uccide però, assolutamente no. Schifo. Cioè lei non uccide topi. Ma perché devono ucciderlo? Ma di che parliamo? I topi fanno schifo, i topi ma fanno orrore. Ma io li amo, li bacio anche in bocca. Lei bacia in bocca, no. I topi? Sì sì sì. E come fa? Ma scusa, bacio tanti uomini che sanno di merda. Il topo, scusa, è meglio dell'uomo secondo me. Ma soprattutto di uomini di merda che violentano e fanno male agli animali. Io li amo i topi da morire, guarda. Non è che gli uomini sono tutta gente. I love you, cioè, topi. Ma lei come fate innanzitutto a baciare i topi? I topi possono essere anche i criceti, i topi quelli con la coda lunga. Ma i topi? I criceti. Ma che vuol dire i criceti? Io l'ho criceti, detto il topo. Vabbè, il topo, no, anche però, perché no? Si vendono anche i topolini. Ma il topo, ci sono. Il ratto di fogna. Ma che topolino? Il ratto di fogna schifoso che vive tra le immondizie. È un animale intelligentissimo, pazza. È intelligente. Ma sì, ma non è vero. Soprattutto che intelligente fa schifo, porta malattie. Ma niente, a me mi fanno schifo quelli che dicono quelli che fanno schifo come lei. Quelli che mettono le trappole per i topi per ammazzarlo sono assassini pure loro? È ovvio. Cioè, se io ammazzo un topo perché non ne posso più della mia casa in cui ci sono due o tre topi, io. Mi fa morire quello. Allora? Che succede? Chi mette mi le fa morire? Chi mette le trappole per i topi? Che è un assassino? Ma è ovvio. È un assassino. Certo, perché tu crei la morte. Sai solo quelle trappoline col che non ti ha fatto nulla. Non ti ha fatto nulla, mi rompe i coglioni la presenza. Crea sporcizia. Porta malattie il topo. Tanti uomini creano sporcizia, mi danno fastidio che puzzano anche sui tram che non si lavano, dai. Ma che è la stessa cosa. Maria Sofia Federico, applausi. Ciao pubblico. Giuseppe. Buonasera, qui studio a Milano. Buonasera, lei ha le ascelle molto con molti peli, no? A parte questa stronzata su cui stronzata? Comunque non monetizzo per donare agli animali. Cioè, tant'è tu monetizzi che anche con le ascelle? Sì, certamente. Tant'è che no, guarda Giuseppe, content gratuito non è il caso proprio di disperderlo. Ah, no, addirittura, per stai attenta al content gratuito. Certo, sei molto molto furbo, ma no, io furbo, non cedo a questa provocazione. Mica guadagno io sulle ascelle. Ma ci guadagni personalmente tu. Ma che vuol dire? Personalmente faccio la trasmissione, che vuol dire? Se vuoi venire no, ieri, anche se vuoi da venire, un non punto vieni. Di vista più intimo, secondo me, ma perché le hai questi gusti. Però non. Oh, ma che c'entra? Mica di nuovo, mica con te, però. Ma assolutamente no. Posso dire che tuo padre, che conosco, sì? Che sento spesso, è molto incazzato per il fatto che tu dai soldi a questi canili? Ma no, non è un canile prima di tutto, perché canili, ci sono tutte le specie. Che... No, è molto importante, perché purtroppo questi animali vengono mangiati ingiustamente. Mi sembra aspetta. No, dico, mi sembra l'ultimo dei problemi a chi dà i soldi. Perché? Cioè, a questo punto ha scelto di fare la prostituzione online e li dà a chi le pare i soldi, adesso chi se ne frega. Mi sembra l'ultimo dei problemi della signorina. Ecco, cioè tu dici, anzi addirittura, dà
dare dei soldi in beneficenza a non so quale centri. Io non discuto dove uno manda i soldi, ma che guadagna. Ma io dico come principio, frega. Uno guadagna un sacco io di soldi, discuto lo deve il dare, principio lo deve dare stesso a... di prostituirsi online, ma quello poi ognuno anche lì fa quel che vuole. Mi si chiede un giudizio, io dico che sarei disperato. Il giudizio, il problema è che nessuno te l'ha chiesto. E poi il tuo giudizio soprattutto è basato su dei presupposti sessuofobici. Non escludo di poter anche diventare una escort. Questo deve essere molto chiaro. Certo che sì. Una escort pure. Certo che sì. Pure quello, ma non dare questo dispiacere a tuo padre pure su questo. Ma se io posso guadagnare più soldi per gli animali, lo faccio. E io voglio bene agli animali altrettanto. Se mio padre mi vuole davvero bene, accetta anche questo, perché io non sto facendo male a nessuno. Ma scusa, sei il primo a essere libertario a fare il meraviglioso. E poi però c'hai paura dell'escort, Giuseppe. Ma stiamo scherzando. Io no, un po' più ho paura dell'escort. Allora, visto che tu non hai paura, di a mio padre che non c'è niente di male invece. Ma io dico, certo che non c'è niente di male, io trovo che non c'è, però posso essere dispiaciuto per lui se è dispiaciuto lui o no. Ma no, potresti consolarlo per spiegargli che non ha nulla di intrinsecamente negativo. Bravo Giuseppe. Ma io lo spiego, ma non c'è dubbio, però aspetta. Stavo dicendo che è molto importante donare al rifugio Hope, come donare a qualsiasi altro spazio di resistenza animale, perché purtroppo i nostri soldi delle tasse vanno al finanziamento dell'industria. Ma per forza. E sfortunatamente, quando questa sta distruggendo, possiamo mangiare vegetale per non distruggere il pianeta e non distruggere un sacco di vite. Ma non possiamo imporre. E tu sei consapevole che poi così stiamo imponendo. Esiste l'olocausto animale? Certo che sì. All'olocausto, tu usi la parola olocausto. Certo che sì. Olocausto animale. È uno delle tante, intanto sono due fenomeni differenti, perché l'olocausto animale sono due fenomeni differenti. Sì, e tu lo sai che muoiono molti più animali rispetto per a quante molte, sfortunatamente, perché per è una morte inutile, che è una morte che sta distruggendo il pianeta. Il latte si può bere o no, secondo te? Certo che no, perché il latte viene dalla violenza compiuta nei confronti di femmine altre specie che devono essere ingravidate artificialmente. Non c'è nulla di naturale nel rinchiudere un animale in una gabbia, nell'ingravidarlo artificialmente. È normale, ma non è giusto. Come è normale la guerra, che purtroppo ancora c'è, ma non è sicuramente eticamente giusto. Ci sono tantissimi latte. Certo che sì, non lo bevo. Bevo il latte di soia, bevo il latte di avena, bevo il latte di mandorla, eccetera, eccetera. Non è normale, quello è il latte. Non pieno è normale di violenza. Dunque, tutti quanti noi, dice, tutti quanti il mondo che è abituato a bere il latte da mucca deve sapere il che il mondo è abituato è un latte a discriminare, ricco abituato di calcio, a essere buonissimo. Violento. Il calcio si trova anche in tanti alimenti vegetali. Io ogni mattina mi sparo un cappuccino e nessuno mi deve rompere i coglioni. Vabbè, ma il cappuccino te lo puoi fare con la soia, Parenzo? Come sei banale, quello scontato e semplice. Fatelo no, tu, io non me lo faccio soia. Perché non fatelo bevo neanche tu, il caffè, essendo anche il caffè. Che caffè? Perché il caffè è incredibilmente inquinante. Io non bevo caffè. Certo che sì. Ci sono le piantagioni di caffè, certo. È molto. Puoi eliminare le piantagioni di caffè. Sto dicendo che io non lo bevo per premura verso il pianeta. Per premura verso il pianeta. Certo, perché io ho una responsabilità. Almeno tre al giorno, basta che nessuno mi rompa i coglioni. Noi abbiamo una responsabilità individuale oltre che una responsabilità collettiva. Il problema è che è molto difficile vivere al momento, fare qualsiasi lavoro senza internet e dispositivi contenenti coltan. Mentre io posso vivere benissimo non bevendo caffè, non mangiando animali, nel limite delle mie possibilità. No, perché gli altri rompono il cazzo agli animali uccidendoli e soprattutto rompono il cazzo al pianeta inquinando. Di conseguenza, non hanno chiesto di essere loro. Gli animali non hanno chiesto di essere uccisi. No, ma che ne sai? Hai mangiato con hai pranzato con gli animali qualche volta? Ah no, gli animali c'hai però parlato, nei video dei macelli, se tu li hai mai visti, ma non credo, perché forse sei troppo vigliacco, urlano disperatamente quando vengono uccisi. Certo, come tutte le persone uccise, per forza. Appunto, proprio perché, allora perché noi dovremmo uccidere? Li uccidiamo per mangiarli, ma noi potremmo mangiare altro. Noi li proteggiamo gli animali. Non c'è nulla di protettivo nell'uccidere qualcuno. Noi potremmo farli vivere come nei santuari liberamente. Allora, tu soffri un po' di ecoansia, cioè tu in questo momento sei in sofferenza per il pianeta che sta morendo. Certo, perché sono dei dati oggettivi. Figli in questo momento? No, assolutamente no. Perché il pianeta è in difficoltà. Non li farei a prescindere, ma anche per generale, quello. Anche perché il pianeta è in difficoltà. Cioè, dunque, secondo me, per aiutare il pianeta bisognerebbe promuovere il nucleare. Infatti, c'è questa pagina che io consiglio, che è Avvocato Atomico. Che quello parla sono d'accordo molto, io. Esatto, loro parlano molto bene. No, malissimo, perché OnlyFans quanto guadagni? Quanto sei arrivata? Ma che cazzo ne so, Giuseppe? Ma comunque, per ritornare al discorso. Perché regali soldi, lo saprai. Quanti soldi date a questi qua? Per il momento, mio padre mi ha detto, perché lui mi aiuta a tenere i conti, 54.000. Dato 54.000 certo euro sì, perché al contrario di quello che tu dici, certo, perché loro sono cioè chi salva una vita salva il mondo, Giuseppe. A Luca, me non me ne frega un cazzo Luca, dei soldi. Perdonala per quello che sta facendo, perdonala per fare qualcosa di buono, per salvare delle vite quando tu le vite le uccidi,
Giuseppe. Io non uccido nessuna vita, io le mangio. Tu paghi per gli altri per uccidere, quindi ancora peggio. Tu paghi gli altri, il macellaio, per uccidere perché tu non avresti il coraggio di farlo. Ma che macellai che sono assassini? Ma allora, il concetto di assassino, ma che sono? Sono delle persone che fanno qualcosa di sbagliato. Non li definisco assassini. Cremonini, cos'è Cremonini? Assolutamente fa qualcosa di sbagliato nei confronti degli animali del pianeta. Ne fai parlare. È una grandissima azienda che porta morte e sfruttamento. E tu mi interrompi. Chuck, ristora, azione. Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora. Stop, buona la prima. Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto. IVA inclusa. 5% in diretta, 5%. Ore 5%. Con degli interessi così non sentirai altro. Apri conto corrente arancio e accredita lo stipendio. Hai il 5% per 12 mesi sul tuo primo conto arancio. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale fino a 100.000 euro con attivazione di conto corrente arancio e conto arancio fino all'11 maggio 2024 o a esaurimento plafond. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it. Mamma, mi racconti una fiaba? Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere. Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre. Sempre dove stai tu, amore mio. Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici. Caro Alex, è per te che mi sono inventato cuoco. E oggi la mia storia, la storia di Baldassarre Monge, continua con Monge Monoprotein. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchita con ingredienti funzionali e superfood. Perché gli animali si meritano tutto il nostro amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Il Salone del Risparmio, a Milano, il 9, 10 e 11 aprile. Il più grande evento europeo dedicato al risparmio e agli investimenti. 7 percorsi tematici per capire come investire negli scenari globali, alla ricerca di nuovi equilibri. 14esima edizione del Salone del Risparmio, a Milano, il 9, 10 e 11 aprile. Il futuro ha un grande futuro. Iscriviti, è gratuito. Sono le 19. GR24, il sole 24 ore. Attribuite ad Israele su un palazzo dell'ambasciata iraniana a Damasco. Fra le vittime anche un alto dirigente dei Pasdaran. Il direttore della Normale di Pisa Ambrosi spiega: nessun boicottaggio di Israele, ma riflessione sulle ricerche che potrebbero avere sviluppi militari. Ancora piogge e frane nel nord Italia, mentre gli italiani si mettono sulla via di casa dopo le vacanze di Pasqua. Serie A, il Bologna sempre più vicino alla Champions, la Roma in campo a Lecce, stasera Inter-Empoli. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In primo piano gli aggiornamenti dal Medio Oriente: bombe sulla capitale della Siria, Damasco, ucciso un alto comandante dei guardiani della rivoluzione iraniani. La risposta di Teheran sarà dura, minaccia l'ambasciatore iraniano a Damasco, Hossein Akhbari. Mohammad Reza Zahedi, il comandante della forza Quds del corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane in Siria e Libano, è stato ucciso a Damasco in un attacco aereo che i media locali attribuiscono a Israele. Il raid è avvenuto nella zona di Al-Mezzeh, contro un edificio adiacente a quello del consolato della Repubblica Islamica, che è stato completamente distrutto. Per i media locali l'obiettivo era la sede diplomatica e la residenza dell'ambasciatore. Nell'attacco sono morte altre 6 persone, principalmente soldati delle guardie rivoluzionarie.
Si teme ora che su spinta iraniana possa inasprirsi il conflitto con Libano e Siria. Israele non ha confermato l'attacco. L'esercito ha lasciato l'ospedale al-Shifa dopo un raid iniziato il 18 marzo, durante il quale ha riferito di aver catturato circa 900 sospetti, di cui più di 500 sono stati confermati essere membri di Hamas, e ha ucciso più di 200 uomini armati, tra morti e detenuti, alti comandanti del gruppo che controlla Gaza e del Jihad Islamico Palestinese. Dalla striscia lamentano morte e distruzione dentro e fuori l'ospedale. Sul fronte colloqui si va avanti al Cairo con moderato ottimismo, mentre non sono mancate le manifestazioni di protesta anti-Netanyahu, soprattutto nei pressi della Knesset, dove molti hanno piazzato tende. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme. In Turchia ora, dove il presidente Erdogan ha ammesso la sconfitta alle elezioni amministrative di ieri. 14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden. Purtroppo non abbiamo potuto ottenere il risultato che volevamo alle elezioni, ha detto Erdogan. Festeggia invece il riconfermato sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, che ha ottenuto oltre il 50% dei consensi. Biz demokrasi aşığıyız. Siamo per la pace, siamo per la giustizia, siamo per la democrazia, siamo innamorati della democrazia, ha detto İmamoğlu davanti ad una folla in festa. C'è la regia russa dietro la misteriosa sindrome dell'Havana che nell'ultimo decennio ha colpito diplomatici e funzionari americani nel mondo? Un'inchiesta giornalistica sostiene di sì. Il nome in codice è 29155. Sarebbe stata questa unità speciale dell'intelligence militare russa la responsabile della cosiddetta sindrome dell'Havana, una fin qui misteriosa arma a base di ultrasuoni i cui effetti sono comparsi la prima volta 8 anni fa nella capitale cubana, colpendo diplomatici, funzionari e militari statunitensi e provocando nausea, emicranie, vuoti di memoria e vertigini. Altri casi si sono verificati negli anni successivi in altre parti del mondo. Secondo il gruppo investigativo russo basato in Lettonia Insider e il settimanale tedesco The Ash Spiegel, uomini del GRU russo sarebbero stati presenti nei luoghi di questi misteriosi incidenti. Un'indagine del Pentagono, chiusa lo scorso anno, era invece giunta alla conclusione che fosse molto improbabile la regia di una potenza straniera. Il Cremlino ha smentito seccamente la notizia, aggiungendo che gli effetti della sindrome dell'Havana sono stati molto esagerati dalla stampa. Questa inchiesta però fa anche i nomi di almeno una spia russa attiva in Florida e porta alla testimonianza di un tenente colonnello del Pentagono in pensione che indagò la sindrome e che si dice convinto della matrice russa. Intanto, dopo 4 giorni di silenzio, è tornata attiva la testata online Voice of Europe, sulla quale è in corso un'inchiesta con l'accusa di avere messo a libro paga di Putin eurodeputati e partiti dell'estrema destra europea. La testata ha respinto le accuse di essere il megafono del regime russo in Europa. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dopo le tante polemiche dei giorni scorsi, il direttore della Scuola Normale di Pisa chiarisce lo stop al bando di collaborazione con Israele. Non boicottiamo e non chiediamo a nessuno di boicottare, spiega Luigi Ambrosio, il quale vuole aprire una riflessione sul rischio del dual use. Si tratta di una tipologia di bandi che copre non solo l'area scientifica ma anche quella industriale e tecnologica, quindi potenzialmente anche quella militare, spiega Ambrosio, come nel caso degli accordi con Israele. In quest'ottica, scrive ancora il direttore, abbiamo chiesto al Ministero degli Esteri di riconsiderare attentamente i bandi di cooperazione con tutti gli stati esteri, al fine di offrire garanzie alla comunità degli studiosi oggi e in futuro. Alleanza Verdi e Sinistra e Più Europa pronti a presentare progetti di legge per liberalizzare la cannabis e togliere il mercato alle mafie, così come ha deciso di fare la Germania. Le nuove regole al via oggi. Berlinesi si sono dati appuntamento davanti alla porta di Brandeburgo per festeggiare l'entrata in vigore della legge che legalizza parzialmente la cannabis per uso ricreativo. Legge approvata il mese scorso dal Parlamento tedesco. Secondo le nuove norme, i maggiorenni potranno girare anche con 25 grammi di cannabis e coltivare in casa fino a 3 piante per il consumo privato. Si dovranno però aspettare altri 3 mesi prima di poter acquistare legalmente la droga attraverso un cannabis social club. Queste associazioni, senza scopo di lucro, potranno vendere ai loro membri, non più di 500, un massimo di 25 grammi al giorno e non più di 50 grammi al mese. Previsti anche programmi pilota regionali per le catene di approvvigionamento commerciale. Rimane comunque proibito fumare erba nel raggio di 100 metri dalle scuole e dai centri sportivi. Non sono mancate le critiche dell'opposizione, ma il governo Scholz ha difeso la scelta, sottolineando come nonostante i divieti il consumo di cannabis sia aumentato, alimentando il mercato nero e la diffusione di prodotti con principi attivi non controllati e additivi tossici.
Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Mentre milioni di persone sono in viaggio verso casa dopo le feste di Pasqua, il nord Italia fa ancora i conti con il maltempo. La circolazione sulla linea Cuneo-Ventimiglia via Limone è sospesa per una frana in Francia. I treni regionali subiscono cancellazioni e limitazioni di percorso. La perturbazione scarica i suoi ultimi effetti, poi domani anche al nord sarà di nuovo primavera. Eccezionali, tanto più per il periodo, le nevicate lungo l'arco alpino dove è alto il pericolo valanghe. Livigno isolata per ore, l'appello del sindaco Remo Galli. Molta neve, tantissimo vento. Il mio consiglio comunque è di stare negli alberghi. Il vento e una parte di una valanga ha eliminato tre pali dell'Enel, li ha abbattuti. Sotto i 2000 metri pioggia abbondante con l'esondazione di alcuni corsi d'acqua e abitazioni evacuate in Val Camonica, Gavirate nel Varesotto, sommerso lungo lago, strade interrotte nella Bergamasca, in Friuli Venezia Giulia, lungo l'autostrada 23, tra Carni e Pontebba, si lavora per rimuovere rocce e terriccio. Stamane scivolati giù dalla montagna con tre veicoli quasi sfiorati. Sbottamenti, danni e disagi in varie valli del Trentino. In Liguria, nell'entroterra genovese, ancora frane e ancora isolati i 400 abitanti di alcune frazioni di Bargagli. L'assessore regionale Gian Pedrone. Speriamo l'apertura di entrambe le strade, sia la statale che la strada comunale, almeno per metà della settimana. Per quanto riguarda il Turchino invece, da ANAS arrivano buone notizie, la strada è stata sgomberata. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dopo le indiscrezioni della scorsa settimana è stato ufficializzato oggi il passaggio di proprietà della MotoGP. Se andrà in porto sarà un'operazione da oltre 4 miliardi di euro. Il gruppo americano Liberty Media, che nel 2017 era diventato proprietario della Formula 1, annuncia l'acquisizione della spagnola Dorna Sports, la società che organizza la MotoGP e ne detiene i diritti commerciali e televisivi. A vendere il pacchetto di maggioranza dell'86% sono il fondo di investimento britannico Bridgepoint e il fondo pensione del Canada, in un'operazione che valuta la MotoGP 4,2 miliardi di euro e potrebbe fare diventare Liberty il leader indiscusso degli sport motoristici, a condizione di ricevere il via libera delle autorità antitrust, che avevano già fatto saltare il tentativo di unire in matrimonio i campionati di 4 e 2 ruote. Nel 2006, infatti, il fondo lussemburghese CVC fu costretto dall'antitrust europeo a vendere Dorna, che già organizzava la MotoGP, in cambio dell'acquisizione della holding britannica che controllava la Formula 1. Se l'operazione dunque andrà in porto, Dorna, che organizza anche la Superbike e la Moto E, continuerà ad operare come entità indipendente a Madrid, con gli attuali manager che detengono il 14% delle azioni. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dall'economia dello sport allo sport giocato, ci aggiorna in diretta il nostro Dario Ricci. Sì, buonasera, la pasquetta della 30ª di Serie A. Partiamo subito dagli aggiornamenti su Lecce-Roma, 50esimo di gioco, risultato ancora fermo sullo 0-0, sempre in zona Champions. Vola il Bologna che batte 3-0 la Salernitana. In coda invece negli scontri diretti un doppio pareggio 1-1 tra Cagliari e Verona e 1-1 tra Sassuolo e Udinese. Si chiude stasera alle 20:45 con Inter-Empoli. Grazie a Dario Ricci. È tutto per questo GR24 curato e condotto da Maria Piera Cecci, in regia Anna Riva. Prossimo GR24 alle 20. GR24 Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. Maestro Ciccio? Signora Mara, mi dica. Ho pensato a quello che mi hai detto. Che in poltrone sofà c'è un risparmio fino a 1.000 euro sulla collezione Mara? Proprio quello. E? E mi hai fatto venire voglia di un altro divano, caspiterina. Ma l'ho appena preso. Beh, fino a domenica sul resto della collezione il ritiro dell'usato è gratis. Mi dici come faccio a dirti di no, Andrea? Mi ha chiamato col mio nome. Ah, ti chiami così? Beh, mica ho fatto apposta. Poltrone sofà, solo divani di qualità. E opla. Verificare modelli a disponibilità in negozio. Lo sguardo breve delle democrazie. Il racconto degli ultimi 2 anni in una raccolta dei migliori editoriali di Sergio Fabbrini. Le democrazie e la difficoltà di alzare il collo per guardare lontano. Alle sfide di Putin e di Hamas. Cigni senza collo, dal 2 aprile in edicola con Il Sole 24 Ore a 13,90 euro in più e in libreria. Questo programma
può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori. La zanzara. Pronto, buonasera. Volete l'esempio di un fancazzista? Eccolo qua, il signor Pasquale Romano. L'esempio di un grande fancazzista. Cosa a fa? Spese nostre, naturalmente. A spese nostre. A spese tue. A spese nostre. No, 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 a spese nostre, te lo dico io. Inutile. E dimmi perché a spese nostre? A spese dei contribuenti. Hai allora, capito? Volete l'esempio di uno che non fa un cazzo a spese vostre? A spese vostre. Eccolo qua, il signor Pasquale Romano. Ma Bruciani, io mi chiamo Lino Romano. Appunto, sei un fancazzista. Presidente di un ente del terzo settore. No, tu sei un fancazzista. Nessun ente del terzo settore. La sigaretta un po', la mano rintata, e se ne va spagnando in tutta la città. Eccolo qua, il signor Pasquale Romano. O Sarracino, o Sarracino, bello uguaglione. O Sarracino, o Sarracino. Ti vergogni di quelli che hanno preso il reddito di cittadinanza a Napoli, giusto Andrea? Assolutamente, cioè, assolutamente. Pensi che siano dei parassiti? Che pensi? No, il reddito di cittadinanza a personaggi del genere è come dare la droga ai drogati, la stessa cosa. Molto bene. È la stessa. Allora, cosa. Qui abbiamo un signore che si chiama Pasquale Lino Romano, che ha ti fa traditore, spadalino. Chi è? Che c'è? Che c'è tra traditore? Figlio spadalino. Chi se l'hanno cacciata a Napoli? Chi secondo me si prostituisce alle ascine? No, no, no. Sarà no, pure Juventino. Vuoi vedere? Domanda Juventino. No, non sono Juventino Pasquale, sono tifoso del Napoli. La differenza è che però io mi sono evoluto, tu sei rimasto nelle caverne con il braciere, hai capito qual è il discorso? Molto bene, molto bene. Io non pretendo che qualcuno mi mantenga, che lo Stato mi mandi soldi fino a casa. Beh, o lo ricatto e dico molto... o mi fai lavorare a casa nel mio comune, perché tu vuoi fare il parassita, capito, che lavori nel comune e non vuoi fare un cazzo. Basso, bravissimo, quindi, bravissimo. Ma Lino, è un dibattito costruttivo. Rispondi, aggiunge. Lino, rispondi, Lino. Allora, la prima cosa, Napoli non la rappresenta nessuno. Napoli si rappresenta da solo. Seconda cosa, con il reddito di cittadinanza ho avuto l'arretrato. Domani sono a Tenerife. Ah, pure? A faccia vostra. No, ma non ho capito. Lino sta dicendo una cosa clamorosa. Chiamami a Plaza Hotel, tu sei un emigrante. Hai capito o no? No, ma questo è clamoroso. E poi è Natale, fammi sapere, ti mangio il zambugnale. E dice il capo con i soldi miei che io mi ricordo. Lino Romano ci ha dato una notizia incredibile, che con i soldi di cittadinanza domani va a Tenerife. Vai a Tenerife domani. Chiamami, sono a Los America, ho affittato un maggiolone caprio. Cioè, chiamami. Sì, certo che ti chiamerò tutti i giorni da Tenerife con i soldi del reddito. Plaza Hotel, Los America, le Canarie, si festeggia la fine del reddito e si festeggia l'inizio dell'ADI, l'assegno di inclusione. Tutto per Giorgia Meloni. Comunque posso dire una cosa, Pasquale Lino Romano non solo con i soldi del reddito di cittadinanza e con i soldi della nuova disoccupazione parte per Tenerife, dove ha affittato un maggiolino. Plaza America. Sì, vabbè, ho capito. Plaza America. Plaza America, come si chiama l'albergo? Hotel Plaza, Las America, le Canarie. Quanto costa la vacanza a Tenerife nelle Canarie, Lino? Che te lo dico a fare quando costa. Che ne so. Andate a lavorare con l'assegno di inclusione, ce ne andiamo a Tenerife e dice la sto scappato di casa, che Napoli non la rappresenta nessuno. Beh, Napoli si rappresenta da solo. Io rappresento la mia identità. Io con grandissimo, io ho grande rispetto e affetto per Pasquale Lino. Ma
Vanessa, ascoltami. Io vengo all'area che tira tre volte ogni mese. Grazie. Mi solta, non stai. I soldi, giustamente. Tu i soldi a me, quando me stai, fammi capire. Giustamente. Andare a protestare in televisione. Ma quando mai uno prende soldi? Scusami, però, perché quello non è un lavoro. No, però ha ragione. Non è un lavoro. Tu gli fai fare l'inviato, gli fai fare l'inviato. Lo impegni ogni giorno. Lo impegni ogni giorno per stare lì. Gli fa piacere, non ha un cazzo da fare. Gli impegno il tempo, ma adesso e va pure a Tenerife. Devi cacciare i soldi. Ha ragione, a un certo punto. Nessun soldo da cacciare. No, ma ha ragione Lino. Ah, scusa, ha ragione Lino. Tu lo impegni. Però il tema, scusate. Il tema però non è questo. Il tema è che secondo me io devo lavorare tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 del mattino fino alle 8.45 di sera. Sì. Non mi sognerei mai di andare a Tenerife. A Tenerife ci vado nel weekend, se mai parto il venerdì pomeriggio, il venerdì sera e torno domenica sera. Fossi in te, mi metterei a cercare un posto di lavoro anziché andare a Tenerife. Questo è... No, però allora... Ma io lavoro per la 7 gratis. Ha ragione, Lino ha ragione. Se tu gli avessi... Lino, fai causa, fai causa, ti do tutti gli aspetti. Fai causa, fai causa. La procura della Repubblica per sfruttamento ai percettori del reddito italiano. Ma quale sfruttamento? Ma di che cazzo parliamo? Io 1 milione di visualizzazioni ha fatto su di me. Ti rendi conto che ascolti? Insomma, pare Focacciano. Ha ragione, Lino, su questa ha ragione. Cioè lui li vende con i soldi dell'ASPI, non so che cazzo è, la cosa nuova della Meloni. E va a la disoccupazione. Va, sì, lo so. Ridicolo, ridicolo, è un rifiuto umano, è un parassita. Ma lui deve ringraziare che l'ha avuto il reddito di cittadinanza, perché in altri stati l'avrebbero messo a spalare la merda nelle carceri. Lui dice anche io il reddito. Sono 10 anni che non fai un cazzo. Ringrazia che l'hai avuto, ed è per colpa tua. Ed è per colpa tua che l'Italia sta messa così. Hai capito? Parassita, rifiuto. Sei un specialista dei rifiuti, raccogliti da solo e buttati nell'umido, vai! Esatto, perché io lavoro, se la voglio me lo trovo, non come te che devo aspettare che me lo portano a casa. Hai capito? Ma ascolta, pure il fenomeno. Io ho fatto una faticata per non faticare. Ha fatto una faticata per non faticare, cioè questo rivendica di non fare un cazzo. Tu sei giù da Firenze, parli di Napoli. Ma è andata a Firenze a lavorare! Sono andata a lavorare, non come te che fai il parassita e ti fai mandare i soldi a casa. Hai capito? Tu è andata ancora a lavorare. Comunque, sì, è ovvio, io devo andare a lavorare. Comunque, domani Lino, primo collegamento da Tenerife, Hotel Plaza. Sì, ma io le uso anche io domani, perché io lo devo insultare, gli devo rovinare le vacanze a questo Lino. Molto bene, fermi tutti, ragazzi, fermi tutti. Grazie Lino, ride. Collegamento nel primo giorno, diciamo completo, a Tenerife, da percettore di ADI, ex percettore del reddito di cittadinanza, nonché sindacalista, lo sappiamo, il nostro amico Pasquale Lino Romano. Buonasera. Hola Chico, vieni qui, è il mio marito. Hola Chico, hombre. È il momento. Io credo che questo possa far aumentare, posso dirti Pasquale, scusa, sì, con grande affetto, sì, questa cosa qui credo che possa leggerissimamente far aumentare l'odio nei confronti. Ma lui se ne fotte, giustamente. Ci mette nel sito sempre poco. Ma lui hola Chico, in a chi tu in lista fai da te, non Lino Romano ADI. Ai signor Pasquale Lino Romano. Amico mio, abbiamo avuto l'arretrato. Che dicevi? Abbiamo avuto l'arretrato del reddito e cominciamo l'assegno di inclusione, amico. A Viena chi a Carnevalde Tenerife. No, ma uno a Santa Cruz. Scusa, cosa scandalosa. La faccia di tutta l'Italia. Quanto costa la vacanzina a Tenerife con la tua compagna, amico mio? Amico mio, Giuseppe Cumbare di Putto. La mattina me ne vado a mare e alla sera
tutto a parere. Quindi mandiamo qualche cosa di soldi, perché non tengo nemmeno i soldi per pagare la telecom. Ma figurati. Quanto costa? 1.500 a persona, 2.000 a persona, quanto costa? Dai, vai all'agenzia, vedi un po' quanto ti costa. Ma stasera dove vai? Sul Tenerife. Ah, 7 giorni pure, 7 notti a Tenerife. Come hai passato la giornata? Racconta un po' come hai passato la giornata. Allora, stamattina giornata a lungomare sul Tenerife, Las America. Sì, sto poi passeggiando per il lungomare. Sì, poi certo. Vado a casa, una doccia, prendo il mio maggiolone cabrio. Sì, a caccia di lavoro naturalmente. No, a caccia di lavoro, mi sembra, no? A caccia di lavoro. Vado a Santa Cruz a carnevale, amico mio, fine domattina. E stasera che fai? A cena fuori naturalmente, hai scelto già il ristorante? E che tu dica a fare? Le terrazze qua. Le terrazze, le bellissime terrazze. Dunque una giornata di durissimo ma lavoro. Ma non è un bel soffri modo temi, soffri Capezzone, dove sta Capezzone? No, Capezzone sta lavorando però. Sta lavorando. Sta allora lavorare. Chiamami Donato. No, ti dici Giordano. No, però scusami Pasquale, mentre tu adesso stai per andare a cena a Tenerife, il dottor Capezzone, piaccia o meno, sta lavorando al giornale. Tra l'altro quindi devo dare una notizia, oggi si è stata scoperta a Napoli una truffa da 2,3 miliardi di euro. I pendendolo, lui, Porro, del debito alla Rai, casomai, del debito alla Rai. No, ma la Rai a Mediaset, amico mio, è a Mediaset. Comunque non sono, saranno pure del debito. Ma non è traditore, gente che lavora però. A differenza tua, non è gente. Dipendendolo, praticamente. Adesso operatore ecologico. Sì, bravo, hai ragione. Politicamente corretto. Ha ragione, Hai ragione perfettamente. Inviato a tempo perso nel programma Aria che tira sulla 7. Inviato a tempo perso. Ma non pagato. Va a Tenerife. Abusivo. Bravo, dillo a voce alta. Abusivo. Abusivo all'aria che tira. Abusivo all'aria che tira. Abusivo. Che cazzo dite? Abusivo. Non pagare nessuno, c'è mica contratto. Si trova in vacanza a Tenerife senza fare un cazzo e non è a caccia di lavoro e si espone alle critiche di tutti perché speriamo se che almeno quando torna. Dimmi che c'è. C'ho un grande imprenditore qua a fianco a me della ristorazione di Napoli di Sala Popolo. E allora? Ginetto Calemma. E chi cazzo? Creatore. Per cortesia, puoi andare a comprare le sigarette. Mamma mia, ragazzi. Allora passiamo. Ecco, vedi, sta passando il carnevale. Cosa vuoi dire a Lino Romano? Che è la vergogna dei napoletani, la di vergogna tutto il sud. Vergogna dei napoletani. Non è questo. Non fai è conto questo. Che sono un politico. Fai conto che sono un politico, amico mio. Mandami là di qua, mi trasferisco. Cagare, una compilation di schiaffi te la meriti senz'altro se stavo in Italia. Vieni, sono qua, vedi, sono Tenerife. Vai all'albergo, vieni, ti do 100 euro, non me la dai più. Las America, come si chiama? Cos'è che? Ma vai a far culo, va. Come si chiama l'albergo? Come si chiama l'albergo, Lino? Sol Tenerife, stanza 805. Sì. Quanto prendi di Adi? Senti, la prendo il 30% in più del reddito. Cioè, quanto prendi? Prendo il 30% in più del reddito. Quanto prendi? Pure. Quanto prendi in tutto? Il primo prendo il 30% in più del reddito. Domanda a Capezzone. No, lo ma sa. Quanto prendi? 1000 euro? Quanto prendi? 1000 euro di Adi? Questo non la sapere perché Lino Romano ti mette a pensare, ma mai a capire. Vabbè, Andrea da Firenze, dai. Ma sì. Stai sempre mezzo a e se ballato cace sai a Andrea, dimmi, Andrea, ecco. Una vergogna indescrivibile, ma soprattutto mi meraviglio di Parenzo che ci fa due palle così grandi che questa è la radio dei Confindustria e poi continua a invitare un personaggio del genere di Lino il Monnezzaro. Ma quello deve ringraziare che in Italia i parassiti girano a piede libero, mentre quelli che fanno dei presunti commenti omofobi finiscono in galera o ai servizi sociali. E tra l'altro vorrei dire al direttore della Bocconi, siccome io ho disagio ad andare in bagno perché corro il rischio di incontrare dentro la tazza Lino Romano, fammi il bagno numero 71, fammi il bagno numero 71 in onore di Lino Romano. E poi ti voglio dire un'altra cosa, si dice Tenerife, ignorante, no Tenerife, forse qualche trans con
cui te la fai tu là. Hai capito? Vabbè, Tenerife. Lino, rispondi alla prego, ignorante. Fritemi. Vai un po' a controllare, vai un po' a controllare quando prendo dati. Poi mi fai sapere. Hola chico, vieni a chi? È morito, è mio morito. Incredibile, no, signor Lino Romano. Signor Lino Romano. No, io credo che questo sia uno spaccato. Parezzo, Parezzo. No, però non è uno spaccato bello, fidati. L'anno prossimo ti voglio presentatore di Sanremo o Foste e Amedeus. Sai dove è andato Pasquale Lino Romano? No. Sai dove è andato? Con no. i soldi nostri? No. A Tenerife, in vacanza. A Tenerife! Voglio l'apertura di Libero! Postazione di lotta! Pasquale! Pasquale! Hola, hombre! Come stai? Bene, bene! Come è andata questa? Come sono andati questi giorni? Come sono andati? Hai speso? Ho visto Aragoste! Maiana, tutto bene, tutto bene! Sempre, domani voglio sì. il titolo sul Libero, ex percettore del reddito di cittadinanza Tenerife Collati, l'assegno di inclusione. No, perché lui lo dice. È sotto, no. è sotto De Luca, nuovo Garibaldi d'Italia. Vabbè, con quella i suoi 10 morti di fame. No, però scusami. Vai, capezzone. Con i soldi nostri dell'API, là come cazzo si chiama la nuova la nuova istituzione. L'assegno di inclusione. L'assegno di inclusione. Cioè, me ne dove frega. L'hanno inclusa a lei, scusi? No, a, è andato a prendere mojito sulla spiaggia. È andato a Tenerife. No, ex mojito a mi Japanese. Japanese. Che è Japanese? Ma come hai passato? Come hai passato queste giornate? Come hai passato queste giornate a Tenerife? La faccia dell'Italia. Ah, la faccia dell'Italia alla che ti paga. La faccia dell'Italia. Che vuol dire? Qua, il reddito universale. Qua in Spagna c'è il reddito universale. Lavori o non lavori ti danno 500 euro. Sì. Hai capito come funziona in sì, Spagna? Ho capito. Tu intanto stai lì con i soldi nostri e non è che non sei a cercare lavoro sono in Italia. Soldi questo va precisato. Europee. Sì. No, questo sono va precisato. Si chiama reddito di inclusione. Si chiama reddito di inclusione perché è inclusa la vacanza e il mojito, no? È tutto incluso. È tutto incluso. All inclusive. Dai, una vergogna. Prendi per il culo l'Italia di continuo, Pasquale. Stai prendendo per il culo l'Italia. Sei allora, a Tenerife a carico ascolta. Nostro. Io l'ho detto. Ho detto che mi davi i soldi indietro. Sì, ma non è che decidi tu. Non è che decidi io tu. Io ho detto vi restituisco tutti i soldi del reddito di cittadinanza per un contratto a tempo indeterminato. Vabbè. Vi do 24 ore di tempo. Se 24 ore non che mi fate sapere niente, io me ne vado a Tenerife. E sono Gallossa America, amico mio. Chiamate Napoli 081. E ci vedo la Gallossa America. Cantiamo pure una bella canzone, dai, forza, com'è la canzone? Com'è la canzone? Oi core, oi dottor Capezzone. La vedo domani pronto per le europee. La vedo pronto per la candidatura alle europee circoscrizione però, sud. Scusa, la vedo Pasquale. E chi mi pigliate? Un PD a me, portatori di miseria. No, però scusami Pasquale, però il problema fondamentale è che tu non stai cercando lavoro. Tu i soldi che hai avuto dovresti stare a cercare lavoro, no? Non in vacanza a Tenerife, porca puttana. Stammi a sentire a me. Lo Stato mi dice vicino a me, vai a vedere quello che devi fare e pagami le tasse. Ma non a Tenerife, però. Tu sei Torino e tu sei provenzana, che è sta camorra. Sì, lo Stato. Vai a vedere quello che devi fare e pagami le tasse. Mucho bien, mucho bien. Dimmi un po', qual è il piano? Questa è la ricerca. È la ricerca, è la di ricerca stasera. Del lavoro. Ho capito che cerca stasera. Allora, di qualcosa però Pasquale Lino Romano, digli qualcosa, che è una vergogna, dai. No, lei è un gran paraguru, cioè diciamo le cose come stanno. Scusi, la sua giornata, come la ricerca affannosa di lavoro, a che ora si è alzato lei, tanto per sapere? Alle 11. Allora, stamattina mi sono alzato alle 7:30. Sì, alle 7:30, poi si è girato sull'altro lato, diciamo.
No, aspetti, quando è uscito dal letto, diciamo. Caro Papezzone, ma secondo lei Donzelli prende 15.000 euro al mese, Lollò Brizzi da 20-25.000 euro al mese. Ma qualcuno l'ha votato, scusi, a lei chi l'ha votato? Scusa, a lei manco Parenzo ha votato, scusi. E sta a mangiare cozze e vongole sulla spiaggia. Ma come funziona questa cosa? Io voto Lino Romano, Capezzone. Io voto Lino Romano. Gran fiore, sono buona donna, salvando le madri. Io sono realista. Allora, signor Lino Pasquale, Lino Romano, che abbraccio perché è diventato praticamente un mio amico, ci deve dare qualche notizia. La notizia fondamentale è questa: che lui innanzitutto ha fatto una proposta allo Stato, questo già lo sappiamo. Qual è la proposta che hai fatto allo Stato, Pasquale? Allora, io ho detto allo Stato italiano: vi ridò tutti i soldi percepiti del reddito di cittadinanza indietro. Sì. Adesso mi avete dato gli arretrati del reddito. Sì, ma ti ho dato 48 ore di tempo che è un ricatto. Per un contratto a tempo indeterminato. 48 ore, che cazzo è? Restituisco tutti i soldi indietro. Se no, Lino Romano, il 15 febbraio sta all'Ass America Tenerife. Cioè, non ho capito. Carnevale. Non ho capito. Portami i tuoi gelati. Ma non ho capito bene, scusa. Sì, ma ragazzi, io do i soldi nelle tasche dello Stato. Lo Stato li rifiuta. Significa che c'è gente che è l'antistato dello Stato o che non sa creare lavoro. Io vi ridò i soldi indietro. Sai cosa significa? Spezzare le gambe ai raccomandati e chi vende posti di fatica sotto banco. Allora, possiamo dire una cosa, innanzitutto. Posso dire una cosa, Pasquale Romano. Innanzitutto, il fatto che, ricapitoliamo la situazione, Pasquale Romano è un percettore, ex percettore di cittadinanza. Ex. Tra l'altro sta per prendere anche un altro tipo di reddito, che adesso dopo ci dirà. A lungo ha detto: o il posto lavoro a tempo indeterminato nella Munnezza a Napoli, oppure non accetto qualsiasi altro tipo di lavoro in qualsiasi altra parte d'Italia che non sia Napoli. Seconda cosa. Terza cosa, dice allo Stato: io vi ridò tutti i soldi che ho preso dal reddito di cittadinanza fino adesso, se voi mi date un posto di lavoro. Questo significa che quei soldi che gli hanno dato non sono serviti a un cazzo, se siete tenuti da parte. Non ti servivano quei soldi, vergognati! No, non ti servivano quei soldi. Ci ho mangiato, ci ho pagato le utenze, ci ho pagato il fitto di casa. Ma quando? Mi avete dato gli arretrati, mi avete fatto stare 5 mesi senza pagare fitto, senza poter mangiare. Ma poi che mi avete senza dato mangiare? Ma c'hai i soldi da parte, c'hai. Questo va a Tenerife. Vado a mettere palli dall'acqua a Tenerife. Ma questo va a villa. Ma i soldi per andare a Tenerife dove li prendi? Toglimi la curiosità. Esatto. I soldi per andare a Tenerife dove li prendi? Dove li prendi? Gesù, mi avete dato la nero, hai sempre lavorato in nero. Mi avete dato 6 mesi di arretrati. Ah, e lavori in nero, devi dire la verità. Ciao, ciao, domani, presto, ciao Daniele, ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao, tu vieni. Sì, direttore, ho raccolto tutti i dati, credo. L'azienda è più green del per cento e abbiamo raggiunto gli obiettivi di sostenibilità, ma ci mancano i numeri. Senza dati, come puoi avere la certezza di essere sostenibile? Scegli VAR Group per misurare, gestire e adottare piattaforme e tecnologie che rendono la tua azienda più sostenibile. Contattaci e scopri cosa possiamo fare insieme. Questa è VAR Group. Con questo meteo non so mai cosa mettermi. Indossa il cashmere ultra fine di Falconeri. È ideale per ogni stagione. Falconeri, il primo cashmere 4 stagioni, da 149 euro. Scoprilo negli store e online. Sono Gianluca Nicoletti. Per 10 anni Radio 24 mi ha fatto seguire nei miei viaggi in treno. Per fare perdere ogni mia traccia sono salito a bordo di una nave e sto viaggiando verso il mare aperto. Le storie di vita degli altri viaggiatori mi faranno compagnia. A ogni porto loro scendono, ma io resto. Sarà inutile continuare ad aspettarmi al molo, perché io non voglio più tornare sulla terraferma. La nave va, di Gianluca Nicoletti. Sabato alle 14 su Radio 24. Se vuoi trasmettere la tua storia al viaggiatore senza approdo, scrivi a lanaveva@radio24.it.
in collaborazione con... Con Ricarica d'Estate viaggi verso la bellezza a un prezzo speciale. Info e prenotazioni in agenzia viaggi e su msccrociere.it. La Zanzara. La Zanzara. Sei avvolto stasera da una bandiera, della grande bandiera della Federazione Russa. Allora, fermo un attimo. Presidente Putin, I love you. Ti amiamo, siamo 40-50 milioni. Vienci a dico quell'altro scemo nano, al drogato demente, paranoico di Zelensky, ha rubato dalla cattedrale di Kiev. Chi ha rubato? I quadri. Sono finiti al Louvre in Vaticano. Ladri di opere d'arte. Giù, Zanasi, Siplaki, stai esagerando. Ridatemi l'audio, per favore, ridatemi l'audio. Allora, Marco Zanasi è un predicatore di Montese, provincia di Modena, sta allargando le braccia in questo momento, per chi non vede i video su YouTube, ha la bandiera russa e dice di Zelensky le peggio cose. Ora, vogliamo dire una cosa molto semplice, caro Zanasi. Putin è un dittatore. Certo, Putin gestisce un impero, una grande madre, la santa madre Russia. Una Putin grande criminale. I criminali sono quei nazisti ucraini che hanno fatto il macello in Ucraina, che sono venuti a Milano con le rule. Povero stupido, sono come Navalny, che ci ha tatuato il baffino. Deficiente, piangi per Navalny, che ci ha tatuato. Ci ha tatuato Hitler, cretino! Falso ha questo! Ha fatto Zanasi, la fine, no, che si merita! Fermo. Ha fatto la fine, Zanasi, che si merita! Questo non si può dire! Quel buffone! Giù, Zanasi! Ma povero cretino! Questa è buona, Zanasi! Zanasi! La televisione deve scorreggere! Fermo un attimo! L'aria che tira! No, Marco! L'aria che tira! Marco! Roberto in regia! Giù, Zanasi! Guarda che conduco io, giù Zanasi. Se ne va, adesso ti caccio oggi ti caccio. Perché hai detto una cosa di una gravità assoluta qui in diretta. Hai detto che Navalny si è meritato quella fine che ha fatto. Ma Navalny, mitomane buffone, che si era cospasso per soldi, per sua stessa ammissione, il capo si era messo la testa nella vernice. No, calma. Intercettato, guarda qua, ha preso 20 milioni di dollari. Ma non lo so, non mi interessa. Ma che sai tu? Spia, vile, traditore. Navalny, la spia, un vile traditore. Questo qua è il ragazzo che ha imbabistito, ha fatto il photoshopper della Blue Marble. Ma tu stai parlando, ma non c'hai il microfono in mano. Tutto il giorno sto stronzo. E ha fatto tutti questi atlanti bufole con l'otto rocco giro. Tutto il giorno cosa fa? Scusa, tempo di scusa Zanasi, avvicinati un attimo, scusami. Tu, allora, la questione della terra piatta è una questione molto seria. Tu che cosa pensi che ci sia oltre il circolo polare artico? Ma c'è gente che non è in bolletta, hanno affittato un incrociatore, hanno preso un elicottero, sono andati oltre, c'è altra terra. Ma che ne sai? Quelli che spendono i soldi che hanno, non come te, che vai a mangiare alla mensa con 4 euro. Povero nano cretino, che mangi i vermi. Ma perché? Vai alla Coppa Roma a mangiare i vermi, deficiente. No, scusami. È quello che scorreggi tanto in televisione. Aspetta, scusami. Io non mangio nessun vermi. Zanasi, scusami, ti avvolto dalla bandiera russa. Dunque, facciamo il. Venite a prenderci la lista di proscrizione. Siamo qua, presidente Putin. Siamo milioni. Ti vogliamo bene. Siamo qui. Vieni a prendere, siamo qui. Vai a Mosca. Vado dove cazzo mi pare. Slava Russia, presidente Putin. Non si può. Ti amiamo.
fermi tutti. Questa ma non è, puoi è permettere un invito. Questo scempio russo. È un invito. Ma non puoi permettere questo scempio. Anche Dostoevskij. Che c'entra Dostoevskij però? Scusa. Il pilastro della letteratura. Ma io l'ho letto non come ma te non che hai non letto sei... neanche la ma copertina. Ma povero cretino. Ma neanche che la copertina. Chiudi le porte che sono. Chiudi le porte che c'è posto di aspetta, fermo un attimo. O cambi titolo di trasmissione, se no. Scusami un attimo. Posso dire una cosa? Putin è uno che tu vorresti vedere in Italia arrivare con nelle prefetture, no, nelle prefetture. Come nelle prefetture? Che le prefetture sventolagarrisse questo simbolo. Lo dico anche a Bergamo. Avvicinati al microfono. Avvia. C'è la croce, l'unico difensore del cristianesimo e della civiltà. Non è quel Bergo ladro. No. Non si può hanno dire. Hanno rubato nella cattedrale di Kiev. Zanatti, le opere vada, d'arte. Se ne vada. Le ha portato il Vaticano. Already know the greatest, yes I am the GOAT. Marco Zanossi, mamma mia. Il bello verrà due giorni a Trento che ti prenderò per le orecchie e ti correrò dietro. Non anticipiamo nulla. Ma il bello dovrà venire allora. Ma comincia da che già da somaro, questa sera. Che somaro idiota. Questa somaro idiota. Dice le parole. Diffusore di gialle. Aspetta, tu mai smentito. Mai guardami in faccia. Allora, ma mai smentito, ma perché la gente seria, gli scienziati non hanno neanche il tempo di rifare le tue stronzate. Quelli delle punture della morte, fra anche stai quelli lì, ma gli empiristi, quelli che sviluppano il confronto, tu non sai neanche cosa vuole dire. Guarda, ha ragione il direttore, tu sei il direttore. Grazie. Quale direttore? Il direttore Tamburini. Ma che c'è? Ma non tu sei lì per grazia ricevuta, perché la provvidenza nel tuo caso è di manica larga. Se fossero per le capacità, tu non guadagneresti neanche non l'acqua passi. Che bevo. No, con non me si non passa. Passi, c'è idiota, la linea del con piave. Me non si passa, allora, idiota. Questo è plagio, questa cosa. Tu come, sei un babista, rimani un babista. Come consideri? Come consideri? Sei un ballista. Il fatto che oggi si siano fermate le vaccinazioni per il Covid, ormai non c'è. La gente a forza di morire è una sconfitta ma non totale. Muore nessuno, a forza idiota. Di morire con le col siero della io ho fatto non vaccino, fanno più imbecille. I palle. Io ho ma fatto io ti auguro di campare. Purtroppo 857.000 persone fontista non ci sono più. No, tu non ci sono più. La popolazione italiana fontista, coglione, analfabeto. 857.000 persone in meno la popolazione italiana. Però andiamo avanti. La signora Samante con la parrucca, non so stare senza di lei. Io non so stare senza la signora Cavante. Ma non ha la parrucca, sono sì, i capelli. I capelli per aria, le piantine per toccate, i capelli per aria. La signora Samante Cristoforetti. Ma non è vero, è un fake quella roba lì. No. È un fatto falso. La signora Samante è a Orlando in piscina oppure a Houston, dove vuoi scegliere, che ti faccio l'abbonamento palazzuccio nella piscina che ci scrivi NASA. Ma tu sei piccoletta, hai bisogno di Italia 48-46. Sì, la piscina dove li imbragano. Dove li imbragano? Perché ma gli dai sì, la parola? Ma sì. Guarda, che cosa? NASA, che cosa hai tutte portato? Le immagini dei pianeti e galassie sono in ma cosa CGI. Ha computer, sono in CGI. Ma questo chi lo dice? Ma non c'è la NASA. Questo... Ma non lo dice ma mai la NASA. Ma non lo dice la NASA, brutto idiota! Lo dice la NASA. Avvicinati a dove c'è un altro comunque tema. Questa è una persona veramente pericolosa. Guarda, se giornali, a questo qua mi dovesse venire un infarto, se osasse andarsi a curare negli ospedali pubblici italiani, se questo sono gli omini riflessi, io voglio dirti che se questo povero astronauti dovesse avere, io non voglia un infarto, perché sono andati a Rimini, non hanno visto l'acqua, non hanno visto l'acqua, questi goffi. Questi goffi burattini. Tu stai dicendo che delle eccellenze italiane, che sono gli astronauti, che spesso sono premiati sono da Mattarella. Sono degli astrobuffoni che fanno. Ma astrobuffoni. Non ma c'è non nessuna dimostrazione di presenza nello spazio. A proposito, siccome il signor Brindisi a Torre Bianca mi chiese ma Zanasi, ma allora cosa dicono i russi? Eccoli qua! Che dicono? Miroslav Hermozdeski e Igor Petrovic. Non siamo cosmonauti della Soyuz. Non siamo mai stati nello spazio. Hai capito? Abbiamo fatto solo voli sperimentali. Vabbè. Va vista!
Marco Zanasi e la teoria della terra piatta, che è la cosa che ci interessa di più. Dove siamo la sopra? La teoria della terra piatta. Io ho già detto l'altra sera, Giuseppe, sei venuto a Modena a trovarmi, sì, no? L'altra sera, ormai quasi un mese fa. Non ci hai messo 3 o 4 secondi, non siamo andati a 107.000 km sotto l'ora. Allora, ritorno al sole. Cosa dici? Perché la teoria. Scusami, io sono arrivato alla stazione. A un certo punto sono arrivato a 900 milioni di analfabeta di Roma, piccolo nano analfabeta. 900 milioni di chilometri attorno al sole, la rivoluzione di un anno. Diviso 8760 ore. Già confuso. Fa 107.000 km all'ora. Sei analfabeta anche in matematica. Dunque non è vero. Ma perché? Ti facciamo 31 km al secondo. Ma perché? Te lo lui faccio deve vedere io. Faccia la scienza a Galileo Galilei. Perché sputi in faccia Galileo Galilei? Perché? L'hanno dato questo. Cos'è? Il del mondo. Cos'è? L'hanno dato questo. Cos'è? Cos'è? Cosa fa? Sta spaccando la terra. Cosa fa? Sta spaccando la terra tonda. Sta spaccando la tua testa. Spacca. Questa è la tua testa. Hai capito? Siamo qua sopra, testa quadra. Ma tu ti rendi conto? Il microfono, Zanasi, il microfono. Questo in questo momento, in quest... lui sta sputando in faccia alla scienza di tutto il mondo. Il microfono. Questa è dove siete sopra, cari giovani, basta balle, basta globisti. No, scusami. Scusami, allora noi siamo arrivati alla stazione di Modena e poi siamo andati verso, come si chiama, Montese, no? Il tuo paese. Sì, siamo arrivati a Pavullo da Martino. Sì, da Pavullo, sì, va bene, d'accordo, siamo arrivati a Pavullo, non facciamo la marchetta al ristorante. Siamo andati da Modena là. Secondo te la prova della terra piatta è anche in quel percorso che abbiamo fatto, perché? Cioè? Perché non c'è la curva, secondo te? No, io ho visto tante curve però, ma la curva di Cinque. Quale ma c'erano un sacco di dossi. Porca però. Vacca, la curva della globo, ti ci metti ma anche tu, io lo so, Giuseppe, non c'è la curva terrestre. Ma per forza non c'è strada, da Modena a Milano non ci sono 500 metri di cui anche tu ti ci metti e tutta la roba sei duro pure lui perché ma è un idiota compra i tuoi questo scemo qua di rompere in faccia qua? A Galileo Galilei è come Newton, è come cioè, sono dei buffoni e dei massoni pure. Cioè Zanardi dice Newton è un buffone, forza di gravità. Non c'è nessuno fa... il martello il martello cade? Cade perché è più perché denso dell'aria. Però cade. Cade. E beh, c'è fisica. Il palloncino. Il marciere deficiente. L'incudine gallese del mercurio. Scemo. Sei uno scemo. L'incudine del mercurio gallese. Scemo. Io sai dove te lo ficcherei quel martello, così non cade più. Sai dove te lo ficcherei, così non cade più. Fermo. E 5, siamo 5-0. Ma quando è che prendo un gol da te? Come 5-0? Quando è che passi? Beh ragazzi, un grande ritorno, un grandissimo ritorno, caro David. Qui negli studi della Confindustria, negli studi della Radio 24. E il direttore Tamburini è presente oggi, il direttore Tamburini. È presente bellissimo. A Milano. È presente a Milano. Perché hanno mangiato il salame e la coppa portata da Montese, non quella sintetica che viene da Hong Kong, quella, i grilli, quella roba lì. Era della mia salumeria di Montese, l'hanno divorata, oggi ho sfamato con cibo vero, non cibo sintetico di plastica, è il cibo, quello che vogliono a Davos, che gli hanno detto anche di un bel vaffa a quella testa di morto di Klaus Schwab, gli hanno detto oggi vai a sentire dai tuoi colleghi cosa hanno mangiato oggi, no, è arrivato un ragazzo, gli ha anche sfamato, non si fa, bravo, mi piace l'imitazione, ti adoro, la farina di grillo, piave qua. Non c'è nessuna linea del Piave, non idiota. Non si passa da Marco Zanasi. La farina Zanasi. Di grillo. Ma non si passa perché sei un coglione. Ma che cazzo poverino, ma tu non argomenti. La farina di grillo, Zanasi del buco del culo, la farina di grillo la vendono già perché nei supermercati. Ma ci vanno te, oggi. Ci vai te con la famiglia perché sei un deficiente, perché sei un globalista, un punturista, un fanatista, un pastaran del clima e alla fine sei proprio un babista. Mangia anche il formaggio, la mucca Margaret che è fatta con il tubo d'acciaio, povero scemo! La mucca, non ho capito, la chiamano Margaret fuori da Bruxelles. Adesso fanno il formaggio, non formaggio, quello sintetico, neanche fermentato. C'hanno i camici e gli danno da mangiare quella roba lì, il formaggio sintetico. Se ma non povero capito, coglione, se non l'avete... ma non perdi fermo mai un attimo, l'occasione. Fermo un attimo, se non l'avete capito, è tornato Marco Zanasi. Applausi. Non si fa.
passa con Marco Zanardi. Mi permetto solo di dire che non è che è tornato. Ma non lo si hai chiamato passa. Tu questo idiota. Allora, non è che è tornato. Specifichiamo. È tornato. Io appartengo alla storia di questa radio. Vabbè, non esageriamo adesso. Però scusi, alla storia della psichiatria. Ma tieni tu. È il caso che tutti vorrebbero studiare, Vittorino Andreoli. Bravo, si fa fatica a trovare. Perché non viene mai smentito. C'ho il cliché. Come si dice nel caso, sono imbattuto. C'ho la rete inviolata, fare il succio. Guarda, ti voglio anche bene, mi fai l'imitazione. Sì. Mi sta diventando simpatico. Nulla contro, te ci mancherebbe. Mi piacerebbe che una sera ci trovassimo tutti e tre, no, con un po' di pubblico. Ma perché? No, coniglio, scappi di fronte a Marco Zanardi. Allora, Marco Zanardi, coniglio, Marco l'unico Zanasi. Posto dove devi andare è un reparto ben attrezzato di psichiatria. Ma sei noioso. Marco Zanasi, ricordiamolo tutti, è un predicatore di Montese, provincia di Modena. L'uomo con la croce. L'uomo con la croce è molto anti-bergogliano. Sinteticamente, ma veramente in 30 secondi. Lo so che lei non è una specialista dei 30 secondi, Zanasi. Però mi dica cosa pensa di Bergoglio, che qualcuno chiama una nostra ascoltatrice Papa Imbroglio. Beh, la nostra ascoltatrice. È ben di peggio. Cioè, ha rinunciato a uno spettrino, è come tutti un figlio di Dio, ma lui ha deciso di essere un figlio di Satana. Ma non rinnegando, si può dire, non si può dire che Bergoglio è un figlio di Satana. Ha rinnegato il cristianesimo. Ma non si può dire. Ha adorato il Dio puntura dicendo che la siringa è luce. Gesù è luce, Gesù è luce, non la siringa. No, è un Papa, no, è un Papa negretto. Quando non ascolta più nessuno, non ci va più nessuno a San Pietro. È andato da Fazio, per esempio, recentemente. Ma è al suo posto, c'è stato con Parenzo. Fazio, tu qua con Bricoli andavano bene. Tu hai andato con i globalisti, col mainstream, è andato con i sinistresi. Sì, da Discovery. Tutto quella, c'era anche Saviano per caso. C'era sì, la Littizzetta. Ecco, per Bergoglio lo vedo bene con la Littizzetta. Braccetto con la Littizzetta. Non diciamo niente di più. Questo è il suo giudizio su Bergoglio, che lei considera un globalista al servizio dei punturisti. Però nel linguaggio zanasiano, coloro che vogliono ci hanno imposto il vaccino. Ma certo, che non è un vaccino che ha ammazzato 120.000 persone nel terapia intensiva facendo scoppiare i polmoni. Vabbè, che non c'è da capire più niente. A proposito, seppelliti nei sacchi, tu hai una prova. Come dei cani. Tu hai una prova di qualcosa. A proposito, questo è bellissimo. Questa è la morte con la siringa. Cioè, che la gigantesca morte con la siringa. Cos'è? È stata fatta nella cerimonia d'apertura dei giochi di Londra 2012. C'era la morte con gli infermieri, con i letti, altro che pandemia. Era già tutto preparato. Ma cerca di guardare, negate l'evidenza, ma mi fate impazzire. Siete così cavilli, siete così babisti. Questa è la cerimonia d'apertura della Olimpiadi di Londra. E allora che c'entra? Avranno fatto una rappresentazione teatrale. E dopo guarda caso cosa è successo dopo. Guarda caso cosa è successo. Ci sono i pezzi di 8 anni dopo la pandemia. Certo, l'hanno preparato, è un pezzo. La pandemia, innanzitutto, sono morte 3-4 mila persone col Covid. Come 3-4 mila? Ma milioni dicono. A milioni ammazzati con le siringhe. Covid sono morte. Dati ufficiali del Ministero della Sanità: 3.500 persone sono morte. No, ma per non ci si mette neanche te, che non passi neanche te. Ma non puoi fare a proposito, l'Istat ha detto che siamo 1 milione in meno. Ma invece che 60 milioni, siamo diventati 59. Sono morti quante persone? 1 milione a causa di cosa? Circa 1 milione di persone. A causa di cosa? Con le siringhe, con le morti improvvise. Negli ultimi giorni c'è stata un'inchiesta di report sulla morte di Aldo Moro. Però mi sembra che sia stata ispirata da qualche cosa questa inchiesta di report. Marco? Cioè? Verrà fatto un lavoro dall'inchiesta di Paolo Cucchiarelli. No, ma tu avevi anticipato tutto. Ho anticipato. Allora, quando un ascolta, che forse capisci qualcosa invece che piangere. Ma lui, cosa chi è anticipato? Tu parli così, ma dimmi. Io parlo solo di fatti. Il sottosegretario di allora, Nicola Lettieri, ha detto. Ma tu cosa Giovanni, avevi... apri bene le orecchie. Ma tu cosa avevi detto qui alla Zanzara? Sono state le Brigate Rosse a rapire Aldo Moro. È stato un comando, un assalto militare. Non ero in grado di fare una cosa del genere. Assalto militare di chi? Che è venuto oltreoceano con un componente dell'intelligence americana presente al Viminale. C'erano anche gli inglesi, certo. Viminale. Le divise originali dell'aeronautica. Ma chi l'ha detto? Le divise. Verrà il film fuori dall'inchiesta di Paolo Cucchiarelli. Non vengo mai smentito. Lo sbatto nella faccia la pellicola quando esce. Ma Morris non è stato tenuto prigioniero in via Montalcini. E dove? Ma in via Manin 91. Il sottosegretario.
ca- ma co- in che città? Via Manin, Roma, sembra Roma, il sotto è Via Manin 91. Sì. Chi cazzo Manin, c'è Via Manin? Il sottosegretario Nicola Lettieri dell'epoca ha detto al figlio Giovanni Moro che Moro è stato prigioniero, è stato tenuto anche a Palo Laziale nella campagna romana. A Palo Laziale? Sì, l'ha detto al suo figlio Giovanni. Ma che c'entra con gli americani questo? Gli americani hanno fatto l'assalto. Allora, tempo prima Moro fu avvertito. Da chi? Ma certo, ma a parte quello Arrione Monti hanno fatto i manifesti prima. Andreotti ha fatto fare i manifesti prima, dicendo Moro ci serve più da morto che da vivo. No, ma non è vero, non ho mai detto. No, i manifesti sono stati stampati prima. I manifesti sono stati stampati. Giuseppe, non ci vedrà anche te. La donna che le piace tanto, Samantha De Cristoforetti, che piace molto a Tamburini, ha messo i capelli col cemento, adesso è dentro la piscina, una delle due, o Houston in Texas o in Florida, guardate qua, gli usi i capelli, ma sta facendo un'esercitazione. Dentro a queste piscine c'è la stessa luce fuori come dentro la stazione spaziale sperimentale. Sono due piscine, una Orlando. Ma la Cristoforetti è un grande simbolo dell'Italia, è un astro buffone assieme a questi 48 qua. Non c'è nessuna stazione spaziale. Non c'è nessuna missione. Cioè, restano lì fermi. Ma io farei una cosa, signora Samantha. Ma trovati qualcosa di meglio per vivere, guadagnare non è dignitoso. È un'eccellenza falsa, con i capelli con la stoppa. Sembra cemento, dai. Tutto il mondo pensa che la Terra sia tonda. No, tutto assolutamente. Ma sì, la maggioranza sì. Ma non. La piscina! Sei mai stato in una piscina con l'acqua rotonda, testa qua! La piscina, gli oceani sono un enorme vascone con l'acqua tonda, ma povero caviglio, c'è nessuna forza di gravità, Newton e Darwin sono dei buffoni, questo cade perché è meno denso dell'aria, il palloncino si libera nell'aria perché è meno denso, questo è più denso, non c'è nessuna forza di gravità. Ho capito tutto, questo idiota, aspetta, perché no, ma si argomenta bene, ho capito, tu capisci fino alle 7:30, Parenzo, tu sei un babista. Secondo te l'esistenza della piscina, diciamo che non è tonda, diciamo che non ha momento, è la prova che la terra non è piatta, non è tonda? Ascolta, la terra si muove con il terremoto, 107.000 km/h, ma ti ci metti, cioè tu verresti a Modena il 27 in 6 secondi in auto con i tuoi amici, 6 secondi saresti a Modena, 107.000 km attorno al sole, ma poveri creduloni. Se la terra, siccome io il 27 devo andare a Modena, se la terra fosse, e se il sole fosse distante 150 milioni, cioè di se chilometri, la terra fosse piatta, un globo, no, cioè, no, se un la globo. Terra fosse tonda, io dovrei questo arrivare in 6 secondi, 6 secondi a Modena, certo, attorno al sole fa 900 milioni di chilometri. Beppe, non ti ci metter mica questo anche te, che non tutto, ti ragazzi. Ci metter. La zanzara. Da oggi con Enel hai una nuova offerta formidabile. Con Formidabile Fotovoltaico per te hai un impianto fotovoltaico ad un prezzo vantaggioso e se aderisci all'offerta luce dedicata un bonus di 10 euro al mese in bolletta per 120 mesi. Scopri di più su enel.it. L'amore, quello vero, ti fa sentire le farfalle nello stomaco. La pasta, quella vera, anche i rigatoni e gli spaghetti e i fusilloni. Pasta Garofalo, anzi Garofalov, l'amore, quello vero. 5% in diretta, 5%. Ore 5%. Con degli interessi così non sentirai altro. Apri conto corrente arancio e accredita lo stipendio. Hai il 5% per 12 mesi sul tuo primo conto arancio. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale fino a 100.000 euro con attivazione di conto corrente arancio e conto arancio fino all'11 maggio 2024 o a esaurimento plafond. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it. Squarna? A scarna? Sguarna? Non importa come lo dici, conta quello che fa e come lo fa. Il robot tagliaerba Husqvarna rende il tuo prato perfetto ogni giorno in totale autonomia e senza emissioni. Vai sul sicuro. Oltre 3 milioni di persone lo hanno già scelto per l'affidabilità. Comunque si dice Husqvarna ed è in offerta. Visita husqvarna.com.
Dal 14 al 17 aprile a Verona Fiere la 56esima edizione del Vinitaly, il salone internazionale dei vini e dei distillati. Dalle tendenze del settore alle nuove sfide della sostenibilità, la rassegna mette al centro la promozione dell'intera filiera. Radio 24 è presente a Vinitaly con programmi in diretta e puntate speciali dallo stand di Pasqua Vini. Venite a trovarci al padiglione 5 stand E4. Info su radio24.it. Sono le 20. GR24, il sole 24 ore. Attribuita ad Israele su un palazzo dell'ambasciata iraniana a Damasco. Teheran minaccia, la risposta sarà dura. Disagi sulla strada del rientro dalle feste di Pasqua, grandinate in Piemonte e Lombardia. Google negli Stati Uniti patteggia per chiudere una class action, cancellerà dati di milioni di utenti. Serie A, il Lecce blocca la Roma sullo 0-0, stasera Inter-Empoli. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. La risposta di Teheran sarà dura, minaccia l'Iran dopo il raid su Damasco in Siria, in cui è morto anche un alto comandante dei guardiani della rivoluzione iraniani. Mohammad Reza Zahedi, il comandante della forza Quds del corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane in Siria e Libano, è stato ucciso a Damasco in un attacco aereo che i media locali attribuiscono a Israele. Il raid è avvenuto nella zona di Al-Mezeh, un edificio adiacente a quello del consolato della Repubblica Islamica, che è stato completamente distrutto. Per i media locali l'obiettivo era la sede diplomatica e la residenza dell'ambasciatore. Nell'attacco sono morte altre 6 persone, principalmente soldati delle guardie rivoluzionarie. Si teme ora che su spinta iraniana possa inasprirsi il conflitto con Libano e Siria. Israele non ha confermato l'attacco. L'esercito ha lasciato l'ospedale al-Shifa dopo un raid iniziato il 18 marzo, durante il quale ha riferito di aver catturato circa 900 sospetti, di cui più di 500 sono stati confermati essere membri di Hamas, e ha ucciso più di 200 uomini armati, tra morti e detenuti, alti comandanti del gruppo che controlla Gaza e del jihad islamico palestinese. Dalla striscia lamentano morte e distruzione dentro e fuori l'ospedale. Sul fronte colloqui si va avanti al Cairo con moderato ottimismo, mentre non sono mancate le manifestazioni di protesta anti Netanyahu, soprattutto nei pressi della Knesset, dove molti hanno piazzato tende. Nello del Gatto, Radio 24, il sole 24 ore, Gerusalemme. Dopo le tante polemiche dei giorni scorsi, il direttore della scuola normale di Pisa chiarisce lo stop al bando di collaborazione con Israele. Non boicottiamo e non chiediamo a nessuno di boicottare, spiega Luigi Ambrosio, il quale vuole aprire una riflessione sul rischio del dual use. Si tratta di una tipologia di bandi che copre non solo l'area scientifica, ma anche quella industriale e tecnologica, quindi potenzialmente anche militare. Disagi sulle strade mentre molti italiani sono in viaggio verso casa dopo le feste di Pasqua. La grandine caduta su diverse zone di Piemonte e Lombardia ha reso difficoltoso il traffico sulla A4 e sulla A26. Livigno isolata per la neve e il forte vento, con il sindaco che ha raccomandato a tutti i turisti di restare in hotel. Tromba d'aria nel Varesotto, nella zona di Luino, dove si è aperta una voragine. Sospesa la linea ferroviaria Cuneo Ventimiglia per una frana in Francia. Google cancellerà miliardi di dati relativi alle attività dei suoi clienti, dei suoi utenti sul browser Chrome. Lo prevede un accordo per chiudere una causa in cui è accusata di aver ingannato i consumatori. Nella class action Google era accusata di non aver informato correttamente i clienti sulla raccolta dei dati nella modalità in incognito. Chiudiamo con la giornata sportiva, ci aggiorna in diretta Dario Ricci. Buonasera, trentesima della Serie A che a un passo dalla sua conclusione. Alle 20:45 la capolista Inter ospita l'Empoli, invischiato nella lotta a salvezza, ma intanto riflettori puntati proprio su quello che succede in coda nella classifica e nella corsa alla Champions. E allora, interessante testa coda quello che si è appena concluso a Lecce, con lo 0-0 tra Lecce e Roma, meglio i padroni di casa, più volte vicino al gol.
anche se la Roma poi alla fine del primo tempo con Angelino ha colpito un palo su calcio di punizione dal limite. 0-0 con la Roma che rimane al quinto posto a quota 52, Lecce tredicesimo a quota 29, giallorossi più lontani da quel Bologna che continua a volare in zona Champions. Oggi per i felsini il netto 3-0 sulla Salernitana con le reti di Orsolini, Salemakers e Lico Giannis. Bologna al quarto posto e a sole due lunghezze dalla Juventus terza. Sempre in coda il doppio 1-1 tra Cagliari e Verona e Sassuolo Udinese che non muove più di tanto la classifica nella palude della lotta salvezza. Grazie, grazie al nostro Dario Ricci ed è tutto per questo GR24, il prossimo alle 21. Colette, cosa guardiamo stasera? Lo so che sei innamorata del protagonista, piace anche a me, ma non possiamo guardare sempre Rex. Tu, Ari, cosa ne pensi? Ratatouille, ci avrei scommesso. Voi ragazzi che dite? Chissà perché immaginavo che sareste state tutte d'accordo. Sono Giulia Crivelli e come tante italiane e italiani condivido la casa e il cuore con dei pet, degli animali da compagnia, cani e gatti, ma anche criceti, galline, cavie peruviane. A tutti loro è dedicato Animale a chi? Il nuovo podcast di Radio 24 che racconta ogni settimana il rapporto unico tra gli animali e i loro umani. Animale a chi? Il podcast originale di Radio 24 dedicato al mondo dei pet è disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. Supported by Purina, da 130 anni qualità e innovazione per il benessere dei pet. La zanzara. La zanzara. Una delle più ferventi filo Putin e filo russe che esistono nel panorama italiano. Mamma mia. Si chiama Olga di cognome, Ignatieva di cognome, venuta a testè. Dalla Toscana, in provincia di Firenze, perché non so dove, di Livorno, dove abita, questo lei. Non so se sicuro, non c'è un cazzo sicuro da fare. Pagata Olga dalla propaganda. Ignatieva, applausi, applausi. La cosa più vergognosa non è tanto la bandiera russa, sì, che anche io rispetto la bandiera russa, perché ovviamente ah già la bandiera la rispetto come rispetto viva i cittadini russi, ovviamente. Ma anche bandiera sovietica io deve no, rispettare. Sì, ha salvato milioni ebrei. Sì, è vero, ma non c'entra niente, ha fatto anche milioni di morti. C'entra, ha fatto per te c'entra. Morti. Ma la cosa vergognosa è che lei ha una Z al Z, collo. Z, sì, perché quella simbola Z di della liberazione ucraina. Che stanno massacrando un popolo libero, il popolo ucraino. Non ci fate paura, non vincerete questa guerra, la sta vincendo la NATO e gli Stati Uniti e l'Europa. Ma NATO non ha vinto nessuna guerra, NATO solo crea guerre. Vi faranno un culo così, no, è già, un culo così, avanti. La Finlandia, Russia, la Svezia, tutti nella NATO, vinta. Vanno tutti allora, calma, nella NATO, calma, perché calma, hanno paura Russia, di voi, voi hanno voi paura di voi. Calma, signora Ignatieva, io volevo calma capire da lei le sue posizioni sulla Russia, già le conosciamo. Questa sarà una spia, sicuro. No, una spia, sarà non puoi una dire spia. Che è una spia. Come io oggi non bevo spia più l'acqua qua, ho paura di essere avvelenato, chissà dopo cosa la fa telefonata questa. Del dopo, bene che hai paura. Lei ma è bene avere paura. Vedi? No, questa vedi è bella. Tu, vedi? Tu dici le cose di chi vergogni deve avere paura? Di chi deve avere paura? Della di quel criminale? Putin è un assassino, noi signora! Assassini, se lo metta in siete testa! Siete voi che mandate armi, uccidere cioè, bambini di Donbass! Quali? Siamo nessun bambino civili, Donbass. Civili! Chi ha ucciso Navalli? Voi! Chi ha avvelenato Navalli? Voi padroni americani! Ma russi stessi! Le spie russe tuoi l'hanno detto! Voi padroni americani, no, perché usano sua morte per comodo vostro! No, però scusate! Non si può sentire la propaganda. Olga, scusami, però come fai a dire che sono stati gli americani? Quello stava in una prigione in Siberia, adesso sarà. C'era sua bella moglie che ora è già fidanzata. Perché l'ha ammazzata la moglie? Fidanzata la moglie? Con chi è fidanzata? Ma si vergogni, schifosa, si ma cosa dice? Con uno la moglie è fidanzata. Traditore. La moglie è fidanzata. Moglia ma di chi è fidanzata la moglie? È quel
Mignottaro di Putin! Mignottaro! Mignottaro! Manco la figlia ha riconosciuto, è un mignottaro, signora! Come fai a dire che l'hanno ammazzato gli americani, signor Navalny? Perché come lo consideri, signor Navalny? Si ammazzano tutti opposizioni. Opposizionisti quando non servono vivi, non possono dare nulla. Ah, tu dici, ma per loro... dare la colpa a Putin l'hanno ammazzato. Ma come hanno fatto a entrare là ad ammazzarlo gli americani? Voleva? Chi è che lo ha avvelenato la prima volta, signora? Me lo spieghi? Kissinger è stato? Lo ha avvelenato Kissinger, Navalny, avvelenato la prima volta? Ha avvelenato sua segretaria con acqua. Ma come? E questo era quella era ma dove con cazzo lui salta fuori, signora, lei? Dove ma chi gliele dice cose? Ste minchiate? Guarda, ma neanche i russi. Noi, ma neanche i giornali, la Pravda sostiene queste minchiate, certo, signora. Ma dicono, perché purtroppo non possono dire queste cose. Vabbè, senza tutti. Prove veri. Torniamo. Ma è voi colpevole della sua morte. Voi, europei, voi? Americani, tutti. Fermi tutti. Signora Olga Ignatieva, l'unica russa che rimane pura, purissima. Ma lui è nazista. E i nazisti tutti devono bruciare in inferno. Fermi tutti. Tu, nazista, tuo caro Navalny. Ha detto quello che doveva dire. Esca, non la adesso sto cacciando. Le facciamo vedere come fate voi. Dica, voi via. Chiudete il giornale. Così, noi in Italia. No, così in Italia vado. Chiudiamo i giornali. Esca. In Italia. Voi europei. Ma dove? Date permesso dove? A Ucraina. Ma dove? Uccidere giornalisti. Senta, signora, le faccio vedere come e fanno in Russia. Via, chiudi il microfono. E no, questo è niente, perché in Russia li uccidono i giornalisti liberi. Va bene, Olga. Olga, va bene, d'accordo. Ferma un attimo, ti ho fatto dire quello che dovevi dire. Grazie, non ti caccio, ma esci. Non ti caccio. Ma ora alzatite, non esco. Vabbè, in Russia uccidono i giornalisti. Questo è quello che accade. In Ucraina uccidono giornalisti. Vabbè. In Russia uccidono giornalisti americani. Ma che padroni. Perché loro sono venduti. Esca. E poi usano loro morte. Signora, esca. La libertà loro americana vincerà. Non esiste. La libertà americana vince sempre. È totalitarismo americano. Via, portala via. Come la NATO. Portala via. Via, via. Via libertà. Fai liberare lo studio, via! È tornata da Roma a Milano! Dopo soli due giorni, Olga Ignatieva! Applausi! Vai! Buonasera a tutti! Ancora! Vai, canta! Ancora! Canta, fallo! E io sono sovietico! Vai! Наша страна. Сам кацу, манку лину дель своего Да здравствует создана силой народной великий Советский Союз, который спас сальвато ебрей. Да Гитлер. Allora, calma. Allora, questa è una spia, sai? Io credo che questa qua sia una ma spia. Ma sei spia tu! Pagata da Mosca. Tu sei pagato da americani, perché ma a me non paga lì? Nessuno. Ma magari. Ma perché paese magari, libero l'America. Quindi sei traditore, paese venditore. Libero. Paese libero l'America. Paese libero. Russia, America per nulla libera. Allora, la signora Olga Ignatieva si è presentata. Ma povera pazza, non lavora mai. Che cazzo povero fa sei, perché sei porca. Sempre tu qui. Io sono andata a dritto rovescio e ora sono qui, Allora, ha una maglietta. Andata a dritto rovescio. Ah, con questa felpa è andata a dritto rovescio, con la felpa del sì, solo che purtroppo mi hanno detto togliere. Perché te ha credo. Detto che è un simbolo politico. Quindi diciamo che Unione Sovietica è viva! È viva Unione Ma non Sovietica! Non è viva, per fortuna, l'Unione Sovietica era una merda, però. È vivo, ha avuto tutti cose sociali, quella è la democrazia vera. Scusami, tu hai qua una bandiera russa. Guardi, l'unico certamente. Grande è stato Gorbaciov, l'unico che posso unico salvare è stato Gorbaciov. Come Navalny è stessa. Come traditore Gorbaciov, ma come si permette? È stesso che ha fatto rovinare il paese. Ma come si permette? Scusa, lei considera Gorbaciov un eroe, un traditore, Navalny un traditore. Certo, traditore venduto, traditore. E dunque i traditori si uccidono. Venduto a chi? Che era l'unico oppositore a quello schifoso di Putin. I padroni uccidono traditori quando già non servono vivi per usare loro morte, come fanno ora dappertutto, perché ragionalmente non vale pena uccidere
stranamente è successo dopo suo intervento a Carlson e prima di un mesetto Carlson, da sì, sì. Certo. Scusami, tu come consideri Putin? Un genio della politica, un grande, un padre della patria, la tua guida spirituale? Padre dalla patria è un po' morbido, perché poteva essere più duro. Come più duro? Abbiamo chiesto dopo 2 maggio 2014 quando hanno ucciso le persone pacifiche, Putin bruciando, uccidendo e violentando le donne. Pure la Crimea, ma vergognatevi. Noi ritorniamo in Russia. Ma tu stai dicendo che sto troppo morbido, signor Putin. Sì. Che dovrebbe fare? Distruggere l'Ucraina? No, intervenire prima. Sì, ma secondo te dovrebbe conquistare Kiev? Kiev non deve essere conquistato. Kiev deve essere ritornato nella patria sua, Russia. Vabbè. Perché basta, è la città prego, madre. A fanculo, madre della città russa, con madrelingua russa. Non prima passerai, di questo golpe non appoggiato passerai, da Occidente. La NATO vincerà. NATO non passerai. Non ha vinto nessuna L'Occidente guerra. Libero vince. L'Occidente non è libero, vince. Occupato da governo americano. Da e segue. Ma magari, certo. Tutti gli ordini, rovinando sua economia la con queste sanzioni contro la Russia. Allora, calma. Si fa contro sé. Calma, la signora Olga Ignatieva è residente in Toscana. Cioè, andrebbe sbattuta fuori dall'Italia. Lei è russa o italiana? E rimandata nel suo cazzo di paese. Sua democrazia. Tu sei italiana o russa innanzitutto? Sono russa. Non hai passaporto italiano. Luca, non potresti essere lì. Espulsa domani mattina. Torna là. Sono teoria. Rifugiata politica protetta dal governo italiano. Ma rifugiata dopo perché? Dopo la strage a Odessa, che ha riconosciuto sia Italia che Unione Europeo, perché 2014 hanno ucciso le persone che mi hanno riconosciuto come vittima di nazisti però ucraini. Però tu vivi qua in Italia, dove c'è la democrazia e la libertà. Non proprio democrazia, ma qualcosa sì. Ma ti abbiamo accolto come rifugiato politico, porca puttana. Vai a Mosca. Ma perché non te ne vai a Mosca allora? Ma ti piace così tanto, vai a Mosca, no? Dei suoi parenti, perché vostri cari ucraini nazisti fanno problemi e possono anche uccidere loro. Zelensky è nazista. Certamente, come Poroshenko. Ma tu hai paura degli ucraini? Tu sei qua con la felpa. Non ho paura. Con la felpa CCCP dell'Unione Sovietica. Vai in America. Allora, ma io ci vado un sacco di volte. Vai in esercito Israele. Vado in America. Vai in esercito Israele. Vado a rimortacci tua. Vai a assassinare altre persone. Vai a assassinare. Vittorio da Roma, ferma, poi anche americani, ma magari, Lucio, guarda, prima volevo dire a Olga che prima di tutto non deve andare a Mosca, deve andare a fare in culo. Non riesco ancora a capire se ti auguro a te Italia. Fare questa cosa. Tu sei una criminale, come sei fai criminale a parlare tipo criminale sono quelli che appoggiano e mandano bombe uccidendo popolo civile. Come è morto Navalny? È morto di freddo, come Prigozhin? Navalny come è stato morto ucciso per da americani. Tu sei una cogliona. Era utile sua morte a loro. Soltanto a loro era utile, capito Vittorio? Cogliona, l'Unione Sovietica, per colpa dell'Unione Sovietica, quella merda. Meno male, Sovietica, si vede che tu sei bello incazzato, quindi sei come vampiro e reagisti sull'Unione Sovietica. Voglio chiederti una cosa, tu hai detto l'altro giorno una frase molto molto grave, Vittorio, resta lì, che hai detto, spero che bruci all'inferno Navalny. Certamente. Questa è una frase molto molto grave, le persone grave. Io ti ho invitato per dire scusati di questa frase, perché Navalny non può bruciare all'inferno, è morto, c'è la moglie, c'è la madre che reclama il corpo. Traditore, che voleva male al suo paese, che offendeva e dunque deve bruciare il corpo, deve bruciare. È questo il destino religioso. E la Politoskaja, perché l'avete uccisa pure la Politoskaja? Bella in inferno, già passato su i circoli che ha descritto Dante. Vittorio, che dici? Guarda, questa... lei è la prova Dante che Putin, oltre ad essere un criminale, fa anche circonvenzioni di incapace. Criminali europei
gli americani che mandano criminale, armi in Ucraina, io mi auguro che venga impalato civili, in pubblica piazza civili, messo uccidano, incazzati perché l'impotenza si fa incazzare, e dico che deve venire impalato perché la tortura migliore che gli si può fare è quell'unico porco preso, buttato su un po' giù per il culo e poi fatto uscire e lasciato appeso a smettere, smettere seguire ordini americani indipendenti. Va bene, calma. Ciao, buongiorno, caro amico Slava Russia, uomo o donna che tu sia, commentatori italiani, vedo io nei commenti, che sostengono sempre di più la Russia, amano sempre di più la Russia. Questo mi fa piacere, questo mi conforta moltissimo. Tutto ciò mi conforta, come disse il nostro grande presidente Vladimir Putin. E voi ucraini, il vostro capo Zelensky, servo degli americani, guardate questa bandiera, la guarderete che vi piaccia o no, 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 piaccia o no. Abbiamo qui in studio un signore, una signora che lavora nel campo del riciclo dei rifiuti, non in Lombardia, che però passava di qui ed ha la... Prima era a pregare, passava signore di lì, musulmano bosniaco, si chiama... solo di interrompere, sì, la tua presentazione, sì. Passava di lì, sì, virgola, sì, perché non aveva null'altro da fare, virgola. Sì, sì. Ma 5 minuti poi di tempo. Avanti pure. È problema? Per caso. Per caso. E lei è dalla parte di Hamas? Per caso. Dalla parte di Hamas, guarda. Tanto per loro. Ma loro, loro combattono per la loro. Loro combattono per la loro terra. Come combattono per la loro? Ma sono dei terroristi infami. Sono dei terroristi infami. Ma combattono per la loro terra. Ma non combattono. Ma certo che combattono. Ma non combattono per la terra. Vergognati. Vergognati di una cosa del genere. Ma sono dei terroristi. Dei terroristi. Non dico terroristi. Dei tagliagole, assolutamente. E secondo me, tu che sei un po' musulmano, come pensi che sia il ruolo della donna? Secondo me, il ruolo della donna, il ruolo della donna, può lavorare, può uscire di casa, può ovviamente fare figli. E... sì. Meglio che stia a casa, però. Di solito. Se può andare, se ha tempo per andare a lavorare, va bene. Sì. Se non ha tempo, allora. Però la priorità sono i figli, la priorità è la famiglia. Eh sì. Ma tu sei per la poligamia in teoria? Perché no? Sì. Perché no? Per la poligamia? Sì, per carità. Ma tu potresti. Che problema? Io non vedo nessun problema nella poligamia. No, certo, innanzitutto la possono fare solo gli uomini, la poligamia, possono avere più donne, no? Giusto? Certo. Certo, come no? Ma non c'è dubbio. Io, certo. io su questo. Ma io scusate un attimo, ragazzi. Io una donna con ragazzi, quattro uomini. Quattro uomini come Rocco Siffredi, Ma che c'entra? Ve lo dico soltanto. Ho capito, ma tu non fai una questione di superiorità, cioè tu pensi che l'uomo sia più, sia il capo famiglia, questo è il punto. Eh sì. Sia per il Corano che per la Bibbia. Utilizzare la parola genocidio accostata al... Genocidio sai cos'è? Ti spiego io. Lo sterminio di un popolo. Quando tu entri in una città e vedi i cadaveri dei civili che pendono dagli alberi, perché le bombe da 500 kg cadono nel palazzo dei 5 piani. Mamma. E questa potenza di fuoco tira fuori la gente fuori dal mare. Ho capito, ma io ho visto questo, quando gli angloamericani hanno bombardato il quartiere San Lorenzo di Roma. Senti questa era terribile. In effetti sono contrarissimo a questa cosa. Quando gli anglosassoni sono i peggiori assassini del mondo, sono i terroristi americani. Quando gli angloamericani sono i peggiori terroristi del mondo. Quando gli angloamericani, aperta parentesi, è veramente vergognoso il fatto che gli italiani adesso ne leccano il biglietto. Quando gli angloamericani, liberatori dell'Occidente, e coloro i quali dobbiamo dire grazie ogni giorno, qui ogni guarda, giorno vattene a fare grazie, in culo proprio, te lo perché dico, se non ci fossero sinceramente gli angloamericani, con tutta la mia umanità, sono dei pezzi di merda terroristi che hanno massacrato gli italiani, che tu non hai vergogna perché li lecchi il biglietto agli assassini che hanno massacrato il tuo popolo. Quelle vergognoso. Erano bombe di libertà, quelle cadute durante la seconda guerra mondiale erano bombe di libertà.
bombe cadute per liberarci dal nazifascismo. Bombe di libertà. Sono morti dei civili? Certo che sì, purtroppo. Però tu hai detto, ci hanno liberato dai nazifascisti. Hai detto una cosa, hai detto addirittura ma che gli angoli americani. Questo è un povero idiota, sto poveretto. Lascialo stare. Un poveretto che è qui per farsi un po' di pubblicità. Ma no, ma che c'entra? L'ho invitato io, invitato. Che c'entra la pubblicità? Deve dire, dai, non che diciamo gli americani cazzate. Sono cattivoni. Ma dice quello che vogliono pensa, dire agli afghani. Vogliono dire agli afghani che si erano attaccati agli aerei degli americani quando stavano partendo. Vogliono dire a loro. Te lo ricordi o no, stupido di uno stupido? Ti ricordi quelle immagini quando gli americani sono partiti e lì hanno sbagliato da Kabul? Quella massa di persone che voleva salire su quegli aerei. Ma che massa di persone, perché hanno tradito tutti i suoi americani. Voleva salire su quegli aerei, imbecille. Comunque, guarda, di un imbecille. Guarda, perché l'imbecille dice a tua sorella americana. Non ce l'ho. Non ce l'ho. Però scusa, se vuoi puoi rivolgerti a tua madre se ti fa piacere, no, con questo ma linguaggio. Non arriviamo qua. Ma quello che ti voglio dire, non beh, arriviamo, dice mia sorella, ma io no, dico, può rivolgersi così a sua madre, no, se vuole. Però posso ma dirti, non è un problema. Ma non è un problema. Tu sei cittadino italiano o no? Certo, sono cittadino italiano. Ho capito, l'Italia in questo momento supporta l'Ucraina, bisogna dirla questa cosa. Sì, ma politica italiana supporta Ucraina. Politica italiana supporta, beh, ma non gli italiani. Perché gli italiani sono sempre, vedi, però, più che sottile ragionamento che fa questo signore, che è cittadino italiano, anche se è bosniaco. Parenzi, dice i cittadini italiani non sono dalla parte del governo, perché secondo lui i cittadini italiani sono dalla parte del presidente Putin. Scusi, certo, ma scusi. Ma io l'ho visto. Ma no, ma scusi, è un ho visto. Poveretto. A voi sta antipatico Putin? Ti faccio un esempio. Simpatico, antipatico. Io ho scritto nel libro come è cominciata la seconda compagnia russa in Cecenia. È venuta a fare la marchetta al suo libro. Hanno fatto. Non vendo un cazzo di nessuno. Hanno buttato. Adesso le case. È venuta a fare la marchetta. Ma no, non gliene frega niente di fare la marchetta. Il libretto che non che nessuno sa che cazzo sia. È venuto qui, dice la stronzata. Apposta per giustificare l'intervento in Cecenia. Che ha portato a, ti spiego, lo dico onestamente perché ci sono stato lì, sì. E ho visto quella, cioè tu dici, perché quello non è si genocidio, può, quello è stato genocidio, perché non si può pensare 250.000 esseri umani uccisi per ripulire la Cecenia di 91 terrorista di origine wahhabita. Sì, ho capito. Ma tu, Putin, per arrivare a questa cosa, ha fatto dai suoi servizi segreti. Ma Israele è uno stato diverso. No, è una non roba è, diversa, ma non Israele. Sì, guarda. C'è gente che si no, scanna l'interno. Ti prego, ho lavorato lì. Lascia stare. Boh, fine. Non è così. Vabbè, è uno racconta stato. Ai tuoi ascoltatori. È stato diverso. E invece, che cos'è? Tutti umani sono uguali. Cioè tu stai dicendo che in Israele c'è io gente sto dicendo che può progettare. In Israele c'è gente che può fare stessa cosa. Che può fare perché, la stessa cosa, cioè progettare lo scannamento di 2300 se noi, israeliani in un kibbutz. Tu ricordi un grandissimo italiano che si chiamava Machiavelli? Allora, tu l'hai mai letto, Principe? Ma no, sì, guarda sì, in faccia. Certo. Sì, letto, sì, Nicolai, l'ho letto, certo. Allora, l'ho letto all'università. E allora anche di dopo. Che cosa stiamo parlando? Ma sì, certo, però non si può questo credere. No, non si può credere. Questo è l'essenza dell'essere umano, il principe. C'è vabbè. Ovunque vabbè, non ha nazionalità, non ha entità, ha solo via, il metodo euro, così si compra il una metodo camicia, capito? Il metodo vabbè, il principe è il metodo. Ma se vuole andare con la tuta, ma se vuole girare con le tuta, fallo girare con la tuta, fanculo. Vabbè, ciao Nicolai, si compra una tuta nuova, ma fa culo con 1000 euro. Ti saluto, ciao. Tempo di agire. Dal 9 all'11 aprile alla Fiera di Bergamo ritorna la terza edizione di Waste Management Europe, evento internazionale sull'economia circolare e la gestione sostenibile dei rifiuti. Scarica il programma, organizza e incontra aziende da tutto il mondo per collaborare e innovare insieme. Iscriviti ora con il codice Sole 24 ore e risparmia sulla tariffa delegati. Registrazioni aperte su wme-expo.com. Non mancare. Maestro Ciccio? Signora Mara, mi dica. Ho pensato a quello che mi hai detto. Che in poltrone sofà c'è un risparmio fino a 1000 euro sulla collezione Mara? Proprio quello. E? E mi hai fatto venire voglia di un altro divano, caspiterina. Ma l'ho appena preso. Beh, fino a domenica sul resto della collezione il ritiro dell'usato è gratis. Mi dici come faccio a dirti di no, Andrea? Mi ha chiamato col mio nome. Ah, ti chiami così? Beh, mica ho fatto apposta. Poltrone sofà, solo divani di qualità. E opla. Verificare modelli e disponibilità in negozio.
Radio 24 ti invita all'evento digitale gratuito Le sfide della mobilità del futuro, Digital Round Table. Il 10 aprile alle 15 Massimo De Donato farà il punto insieme agli esperti sui profondi cambiamenti che stanno spingendo il settore e quali fattori possono rappresentare un'occasione di rinnovamento per l'intera filiera. Per partecipare vai su radio24.it, sezione eventi. In collaborazione con Mundis, gestiamo infrastrutture e servizi di mobilità green. La Zanzara. La Zanzara. Perché? Paola Saulino! Buonasera Italia. Ma che bello essere qui. Peccato che nella compagine di italiani è presente pure chi lunana infame Parenzo, che mi fa abbassare un po' il sentimento di entusiasmo di essere italiana. Allora io ho pensato che Unstoppable è perfetta per Parenzo, perché è Unstoppable Uncavable. Sì. E come farebbe questa? Non lo so, potrebbe che fare. Classe. Sì, Unstoppable Uncavable, perché non smette mai di essere inchiavabile. Oggi anche il suo compleanno. Vabbè, comunque, resta. È il compleanno di Parenzo, sì, 48. Allora dobbiamo cantare un po' la canzoncina. Come fa la canzone? Non lo so, potrebbe fare così. Come fa? You're unstoppable, you're uncavable, you're unstoppable, you're uncavable, you're unstoppable, you're uncavable, you're unstoppable, you're uncavable. Auguri David! Bravo, applausi, grazie molte cara. Lei oggi si è messa a piangere, nei giorni scorsi si è messa a piangere. Parenzo sarà molto incazzato per questo. Sentiamo. Ciao a tutti, io ho appena finito di piangere perché per le cose serie. Allora, dobbiamo ringraziare Gali, che ci ha detto una cosa durante il Festival di Sanremo che stoppa il genocidio, insomma. E io, che sono anche una persona che si informa, non credo di essere priva di cultura, ma sinceramente questa cosa del genocidio io la andavo a riferire a delle pagine tristissime della storia che fu. Non pensavo, io non sapevo fino a un giorno fa, due giorni fa, dove per caso ho detto: ma che cosa ha detto questo? Ho visto delle immagini. I bambini terrorizzati, forse pronti per morire, insomma, immagini toccanti. Però signora Saulino, non possiamo credere che lei improvvisamente, con tutta truccata eccetera eccetera, si è messa a piangere sinceramente sulla questione di Gaza, sì, dicendo un genocidio. No, assolutamente sì. Parenzo, che dici tu davanti a queste cose? Io vorrei molto né ironizzare di tutto, ovviamente. Sì, no. Mi è sembrata però una grande pagliacciata. No, non è questo, anche perché una grandissima pagliacciata. Allora, però su questo mi va di essere sinceramente seria. No, io non voglio politicare. Non voglio parlare delle origini e delle motivazioni della guerra. No, lui sta dicendo che è una pagliacciata di primo livello. Assolutamente signora. No. Ho visto delle immagini dei bambini terrorizzati che aspettavano la morte. Ecco tutto. Chi pensa. No, lui però non dice voglio giustificarmi di questa cosa. Secondo me molto, molto Parenzo toccante. Parenzo resta unchiavable e anche decisamente insensibile. È veramente un uomo insensibile. E non mi piace dovermi giustificare rispetto alle emozioni. Ma chi è questa poi, sta scema? Ma come si permette di insultare? Ma questo all'improvviso sta una tizia qua che non so chi cazzo sia. Ma come lasciamo fuori i bambini? Io che stavo dicendo delle cose a difesa del terrore dei bambini. Ma sta zitta, ma brutta strega che sei. Ma se per me è anchiavibilissima pure lei. Cioè, più sono anchiavable, più sono cattivi questi. Cioè, più sono inchiavabili e più diventano cattivi. Ma si qualifichi? Chi cazzo è lei? Chi cazzo è? Ma ti informi, visto che è così informata. Ma io non mi sto informando delle stronzate. Io mi informo delle cose serie. Non so chi cazzo sei. Non peso
poi hanno delle conseguenze. Quindi quali sono poco, queste conseguenze? Poco, ci sono anche conseguenze giuridiche. E quali sono queste conseguenze giuridiche? Me lo spieghi, brutta strega. E si tiri un po' su, sincera, un po' su. Le piacerebbe avere questa mercanzia. Invece, tesoro, invece lei è un topo ragno. Ma io ce l'ho. Io ce l'ho. Ce l'ha, e ce l'ha. Che non gliela faccio vedere. La faccio vedere. No, lei è un topo ragno. Ma chi ti chiama? Selezionate. A pochissime persone. Ma chi ti chiama? Questo però è grave. Lo puoi dire a uno chi ti chiama. Ma è in ritardo su questa frase. Io ero preoccupata. Dico, ma quando la dice? Ma quando la dice questa frase? Tu hai il ritardo in testa. Lei sa dire solo questo. No, io non so dire solo questo. Io purtroppo devo abbassare la mia comunicazione ai livelli della signora, a livelli di Parenzo, perché so che poi posso innalzarla di nuovo su gradini più elevati. Io penso che una persona come Paola Sorino, che si interessa di tutt'altro, può anche non sapere chi è Navalny. Legittimamente era lì dietro le quinte, ha detto: ma chi è? Come in napoletano? Ma documenti. No, ma dillo bene. Ma perché mi devo documentare di una cosa all'improvviso? Perché si chiama civiltà. Civiltà. Ma non è civiltà. Io allora conosco le belle arti, conosco le arti, conosco pubblico. Tante altre cose. Ma la cosa danza, conosce? Il cinema. Che ma che cazzo ne sa lei? Io cosa ne conosco? Vede, dice le parole. Posso parlare anche di cazzi cacciatori con cui è stata. Qualche volta mi è capitato di avere delle storie con dei ragazzi che poi dopo ho scoperto essere impegnati, strano, insomma, sposati dopo. E fidanzati. Sì, dopo, perché i ragazzi mentono. E soprattutto io mi fa una chiamata, non è che ha già fa Sherlock Holmes prima, che devo fare prima un'indagine preliminare. Cioè, ma perché questo è il patriarcato insito? Cioè, perché lei vede il ditino, la colpa, il ditino, come si sì, come l'abbondio all'innominato. Calma, calma. Sì, perché io invece la letteratura la conosco. Brava, ecco, sì, posso fare si le metafore. La frase della brigante è: non si va con le persone non impegnate. Non si va con le persone impegnate. No, ma non è vero. Non si, ma questa è la mia opinione. Infatti siamo fortunatamente donne totalmente diverse. Ma no, signora, per dire una cosa. Ora la signorina Saulino è la massima espressione della volgarità ma e dell'antieroticità. Sì, sì, assolutamente. Ma non è vero. Antieroticità. Ma non è vero. È una donna volgare, eccessiva. Mostra tutta quella maestranza che è la negazione della sessualità. No, perché no, la sessualità è anche nascondere e svelare in alcuni momenti. Allora, è una persona eccessiva in tutto quello che fa ed è ignorante come una capra, perché sono quattro giorni che tutti i social, le televisioni, i giornali parlano di Navalny, quindi è la persona meno interessante al mondo. Io ho letto altre cose in questi giorni ed è il mio diritto. Ma non ho letto altre cose. Ma qui bisognerebbe fare anche uno sforzo, no, bisognerebbe fare uno sforzo di decentramento cognitivo, che è una cosa molto difficile per la signora. Sì, e per Parenzo. Allora, in quanto, in quanto bisognerebbe anche capire che le priorità loro di Davide e della signora non sono le mie stesse priorità. Sì, certo. E questo è importante. Questo è cultura e democrazia. Allora, affermare questo. Purtroppo mi piace l'oroscopo, ma non sono così tanto esperta. Ma su Instagram quanti cuoricini ha preso? Allora, questi sono io su Instagram le posso dire che lei è chiamata Belfagor. Sì, da una fazione di persone. Lei è assolutamente ritenuta Belfagor, quindi per me lei è Belfagor. Ma che cosa dice? Ma tu sei una lei Belfagor. Pensa di offendermi. E la cosa ma io bella ne ho passate la tua bruttezza, tante. Tu non sei brutta, tu sei cattiva, ma che è la massima espressione della bruttezza. Ma io sono fiera di essere così. Ma lei è fiera di essere così. Lei è una toporagna. Io sono fiera di essere. Lei... Ma lei non mi ha mai visto nuda e mai mi vedrà. Nuda. Ma non mi vedrà. Ma questa nuda, Dio buonissimo. Mai. Dio buonissimo. Se è lo sogna. Però scusa, che male c'è a stare nuda su OnlyFans? Neanche o su altre a pagamento. Cose? Che male c'è a stare nudi? Perché su questi? Si chiama prostituzione, quindi no, non allora, vanno allora, a fare la santarellina. Vedere il proprio corpo e prostituirsi. Dimmi. Allora, questo lo dice la Cassazione, non lo dice Paola Saulino. Attività sessuale può essere ritenuta anche una delle attività che si attua su OnlyFans, anche se a distanza, purché vi è un'interazione immediata e diretta tra una richiesta di un'esplicita attività sessuale mediante pagamento e restituzione immediata fruibile dal richiedente. E io questo non lo faccio, quindi io sono una fotomodella glamour del corpo, e non glamour, una prostituta glamour. Mentre lei è It's time to funk. Da quando sono rientrata da tre giorni in Italia
Italia, sì, sto vedendo, sì, la 7 la mattina. Sei, no, una, sei una che va, una tra quelli, sì, che, certo, fa le rilevazioni, che può essere messa dentro la rilevazione dell'ascolto. Dunque, sì, tu, sì, 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 io faccio, no, parte dello, no, share della, dello mattina, share. No, non dica, di la non dica 7 che lo guarda. Io, no, lo, no, guardo, lo apprezzo, mm, e soprattutto Parenzo è anche un po' meno uncavable. Ah, beh, qui grande novità. In televisione è anche un po' meno uncavable. Ti fa piacere, David? Sempre uncavable, però un po' meno, perché è un po' sorridente. Quasi... Che poi lo vedi muoversi, lo, sì, vedi un po' muoversi. Sì, no, ho il dubbio. Dico, ops, ops, ma hai visto mai? Mai visto, hai visto mai? Mai, che, hai visto, non si, mai, sa mai che. Cioè, se ci fosse, che ne so, lui, per esempio, faccio un paragone. Solo lui nel mondo, forse, no, forse. Solo lui nel mondo, no, beh, è troppo facile. No, io prima avrei detto, anche se fosse stato l'ultimo esemplare, c'è quel dubbietto, c'è che quel si insinua. Per esempio, tra lui, che posso dire, un altro giornalista, che ne so, che posso dire, tra lui e il signor Vespa, per esempio, il signor Bruno Vespa. No, 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 David è più chiavabile, pensa. Vabbè, però, sì, ma che, sì, schiaffi, però il paragone è abbastanza, scusami, semplice, con tutto il rispetto, cioè, comunque, tra lui e il signor Giletti, il signor Giletti, no, Giletti, ecco, mi sta proprio un coppu cazza, ti sta sui coglioni, sì, però, no, lui è, sì, del debbio è inchiavabile, piuttosto mi chiamo Parenzo, no, tra del debbio e Parenzo ti chiami Parenzo, sì, ah, sì, 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 inchiavabilissimo del debbio, inchiavabilissimo a livello supremo, però dicono che sia dotato, ah no, però è inchiavabile a livello Super Saiyan, dico, proprio. Dico, dico, ma chi lo dice, poi? Chi? Nomi e cognomi, tu li sai? Sì, come no? L'ha detto, ce qua, lo dica. L'ha detto qua, l'ha detto qua. Ma io non penso pornatrice, che hai invitato, okay, okay, questa gentile ospite, no, per fare questa conversazione, no, inutile. Stiamo facendo un rating chiavable anchiavable. Esatto, il gaming si porta ora, in questo periodo storico. Assolutamente, un gaming molto interessante. Io, sì, insisterei ancora su un piccolo esempio e poi, sì, cambiamo, sì, sì, registro. Sì, un altro giornalista, sempre se lo conosco. Sì, perché appunto non mi ha detto conduttore, diciamo. Sì, conduttore famoso. Tra lui, che ne Mario so, Mario Giordano. Così, tra Mario, Madonna, Giordano. Io non ho mai capito se quello c'ha 20 anni o 70 anni. Vabbè, questo se... però è un merito. Sì, certo, sì, se è maschio o femmina, ma non che ci interessa, no, perché siamo, no, fluidi. Questo, no, questo non si può dire. No, siamo fluidi. No, no, mi dissocio. Cioè, ti autodissocio. Mi autodissocio. È maschissimo. Open, 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 open. Yes, 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 yes. Oh, dump that load in there. Ci stanno dei cazzi non fratturati, diciamo. Sì, no, però, di però non sì, nel senso, io non conosco proprio la frattura pisellamica. Sì. Però, diciamo, ci stanno delle particolari divergenze, cioè nel senso che sembra un po' il frisbee, no? No, quel frisbee, come lo chiami? Quello frisbee, là che sì, si. Frisbee, quello sì, là frisbee, un po' così. Frisbee. Ci stanno dei pisellami, mamma, veramente. Frisbee, sì, frisbiferi, come dire, molto, sì, con divergenze. Contorti, con ma la lei, convergenza. A lei piace? Per carità di Dio, io sono per l'armonia, sono per il pisellame strict, bello diritto, bello, insomma, diritto, regolare, sì, è un'armonia, diciamo, qualcosa di esteticamente, mamma, bello anche da, sì, vedere, però ci sono, ne ho incontrati i pisellami con la convergenza. Hai presente il, no, no, tronco pisellamico, che si, sì, può definire tronco pisellamico con capocchiame, sì, ecco, molti di loro, molti, sì, no, una porzione, di, una porzione di loro hanno il capocchiame più scuro del tronco. È terribile questa cosa. E questo qua, sì, cioè mi dà un effetto disarmonico, anche disarmonico, questa discromia già pessima. Ma proprio mi mette anche della disarmonia, mi confonde, perché è proprio un, cioè, pugno nell'occhio. Lei respinge questo tipo di pisellamo. Ma certo, perché mi dà proprio una disarmonia, perché non sai dove finisce realmente. Cioè, dov'è, che è un gioco, è uno scherzo, che cos'è? Cioè, dov'è? Devo considerare nei centimetri, cioè, anche la parte scura del capocchiame, o, cioè, secondo dove lei finisce? La, è secondo inclusa? Lei, sì. Cioè, insomma, cioè, quando è troppo, c'è troppa differenza di colori tra, diciamo, il pisellame, il tronco pisellame. Mi ha lasciato come perplesso, insomma, perplesso. Il suo pisellame ideale volta, qual è? E qualche volta anche il, questo lo diciamo dopo, il capocchiame è un po' più olioso, però questo lo affrontiamo, sì, dopo, questa è un'altra teoria. Tengo questa patatina per un pucchiacchifero veramente troppo elegante, sistemata proprio. Ma pare che io, no, però è fondamentale stretto, quello che sta dicendo. Usatela, usatela, perché altrimenti diventa, allora, io pastramica, sono, come diceva qualcuno ieri, tipo pastrami. Lei dice invece proprio tipo purè. Tipo purè, quando diventi grande il rischio c'è. Parliamoci sinceramente, il rischio c'è. Ma non c'è dubbio, però, non c'è dubbio. Sinceramente, ma oggi, ragazzi, la mia è molto stretta. Lei ha detto l'altra volta, purtroppo, che là
sono abituati sì. al sesso, diciamo, famoso texting, ma non chiavano, non ce la fanno, sono un po' impauriti se una persona, una donna ha un carattere un poco più forte, però c'è proprio questa volontà di arrivare subito velocemente davanti a un telefono, pertanto tutta la tiritera di corteggiare, di chiavare, farti il bidet, dopo è quello, quella, un macello, non sono più predisposti. Ringrazio per questi meravigliosi blocchi per la puntata di Pasquetto della Zanzara, sono stati realizzati grazie all'intervento speciale di Luigi Speciale. Ragazzi, a domani, italiani! Italiani! Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.